qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi mai la tua strada, e quando ti accorgerai, ti sembrerà un'altra storia, è quella che lascerai, e non si toglie più l'avere della paura, a meno che tu non ricordi com'era. Qua stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti, sopra un mare ti specchi e si vola. Il tramonto lo guarderai come fosse l'unico al mondo, e negli occhi che rimarrai come fossi l'unica al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché il destino ci spezza, e perché non vuoi più, più nessuna tristezza. E qua stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Io, lei, voi, la mia vita, la tua vita, qui morirei domani, dai, non dire così. Guarda in alto con la testa, fammi di sì, qui, ora, adesso, poi, so che cos'è che vuoi. L'alluvione su di noi, spingimi più che puoi, fuori tempo sta finendo, non parlare se non vuoi. Chiudi gli ori d'ora in poi, ora in poi. Qua stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. Intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. Si vola, tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Bravissima, bravissima Claudia Bianchino Vicentina, buonasera. Buonasera a questa grande famiglia, che spero che anche questa sera sia incollata a questo schermo per sentire, per anche capire cosa sta succedendo a questo bellissimo territorio veneto, a questo mare meraviglioso, a queste isole, a queste montagne e a queste povere famiglie che non sanno più a chi rivolgersi. Ve li presento subito gli ospiti di questa sera. Abbiamo Elisa Bortoluzzi, che è un'alluvionata del nostro meraviglioso fiume Piave, abita nella Golena. Poi vicino a lei c'è l'ingegner Marco Scarpa, esperto in opere idrauliche, dopo spiegherà bene cosa. Ecco, perché noi vogliamo sapere e sentire da voci che se ne intendono, che capiscono, non da papaveri. Papaveri noi non li vogliamo. Vicino a me c'è, mandato dal sindaco Luigi Brugnaro, che non fermo confusione, chi abbiamo? Paolo Scarpa, Alessandro Scarpa. E vicino a lui l'avvocato Paolo Maria Chersevani. Avvocato, ha detto giusto il cognome. Bravissima. Allora, Alessandro Scarpa, delegato del sindaco Luigi Brugnaro alle isole. Cosa è successo? Pellestrina in particolare, io so che lei è l'avvocato, ci tenete molto a Pellestrina, siete anche per le altre isole, ma iniziamo con Pellestrina. Cosa è successo e perché questa sera è qui con noi? Grazie, innanzitutto grazie per l'invito in questa trasmissione che dà la possibilità di raccontare
appunto quello che è successo a tutti i nostri telespettatori del Veneto. Purtroppo Venezia e tutte le isole della Laguna sono state colpite da un evento eccezionale, 1,80 metri di acqua alta, sia Venezia Centro Storico e anche le isole della Laguna, quindi un po' tutte le isole, sia Laguna Nord, Burano, Murano, Le Vignole e anche Sant'Erasmo, in minima parte diciamo Sant'Erasmo. Stiamo vedendo le immagini di Pellestrina. Pellestrina è stata l'isola più colpita, giusto, bravissima. L'isola più colpita perché purtroppo, cosa è successo? Se ho 2 minuti posso spiegare anche cosa è successo. È successo che questa diciamo, marea eccezionale è stata accompagnata purtroppo da dei venti particolari, in questo caso ha fatto un forte vento di libeccio che non tanto dal mare ma dalla laguna ha spinto con violenza l'acqua verso l'isola, verso le case, superando un muretto che tiene diciamo, il livello dell'alta marea a circa il livello medio del mare, a circa massimo 1,70 m. Questo perché lo dico? Perché se la marea arriva oltre il 1,70 m, appunto, purtroppo quel muretto non serve più. Quindi c'è bisogno, vado subito al sodo, c'è bisogno di che cosa? Di, prima cosa, parlare delle opere complementari, cioè Venezia non è solo Mose e basta, c'è bisogno anche di queste opere complementari, quindi questo muretto nello specifico, per far capire un po' a tutti i telespettatori di cosa stiamo parlando e quello che è successo a Pellestrina, questo muretto deve essere alzato minimo altri 30 centimetri in modo da resistere fino a 1,90 m circa medio mare. Dopo cosa è successo? È successo che le pompe idrauliche non hanno funzionato e questo purtroppo è stato appunto molto grave, perché le pompe devono funzionare sempre ovunque, devono essere delle pompe antibomba, devono funzionare sempre. Non funzionando le pompe idrauliche è successo addirittura che l'acqua... Guardiamo il muretto. Questo ecco, è il muretto, vedete? Che si parlava prima, che è stato spazzato via in alcune parti, ha superato appunto con le onde dalla laguna, non dal mare, dalla laguna, sono arrivate le onde in isola. E poi cosa è successo? Come dicevo prima, le pompe non funzionavano e quindi l'acqua è rimasta addirittura in quest'isola, quindi si è trasformata in una vasca per circa 20 ore. Quindi l'isola è rimasta sommersa per 20 ore dall'acqua alta, mentre in altre parti l'acqua appunto scendeva, defluiva, altre parti della laguna. In questo caso purtroppo l'isola è rimasta per 20 ore diciamo sommersa dall'acqua e quindi ha seminato il terrore, paura da parte della popolazione appunto, e purtroppo ha causato anche 2 vittime, una per cause naturali, l'altra invece purtroppo folgorato per quanto riguarda il problema appunto elettrico. Poteva andare peggio. Respiri, perché adesso io do la parola all'ingegner Scarpa, Marco Scarpa, per le cause secondarie. Qui vedo che lei ha portato anche delle cose importanti, dei filmati, ma soprattutto qual è la sua posizione, Marco Scarpa, e perché questa sera è qui con noi anche lei. Lei è esperto? Io sarei ingegnere esperto in idraulica e opere marittime. Ecco, avete capito. Ma al di là di questo c'è la passione che mi guida da tanti anni, sono esperto anche di navigazione, mi dedico sempre a questi temi. Grazie che mi hai invitato. Possiamo darci del tu perché ci conosciamo da tanti certo, anni. Certo, ingegnere, ci diamo del tu. Allora, cosa risponde ad Alessandro Scarpa, l'ingegnere Marco Scarpa? Beh, io avrei da dire diverse cose. Mi dispiace prendermi un po' di tempo, ma secondo me è necessario. Si dice che le maree e lo scirocco sono le cause primarie. Secondo me le cause primarie sono altre, che vorrei vedere dopo con i telespettatori. Le cause secondarie le conosciamo più o meno tutte. Ho preparato un brevissimo filmato, se la regia vuole mandarlo. Che poi faremo vedere. Ecco. Sono le perturbazioni, le aree cicloniche di scirocco che ormai stanno diventando i veri e propri uragani. Ecco, una volta lo scirocco che risaliva l'Adriatico arrivava a 25 nodi, vuol dire 50 km orari, adesso supera i 50 nodi, cioè i 100 km orari. Vi ricordate l'anno scorso la tempesta che ha sradicato un sacco di alberi, per Tavaia, esattamente, arrivava a circa 50 nodi. Lo scirocco fa salire il livello del mare Adriatico, si insacca e verso il litorale Adriatico fa crescere il livello dell'acqua. Questo però deve essere in concomitanza con le maree, queste cose le sappiamo più o meno tutti, no? Vedete l'immagine 2, ecco questa è la marea, se guardate il giorno 13, che è proprio il giorno, la notte tra il 12 e il 13, vedete che c'era luna piena. Nessuno di noi l'ha vista, ma la luna piena vuol dire che l'escursione di marea è veramente eccezionale.
Quindi c'è un sommarsi di marea astronomica, si dice, con una depressione barica, quindi si solleva il mare perché la pressione atmosferica è inferiore, e in più c'è questa onda di sirocco spaventosa che è arrivata. E prima il mio, lo chiamo Alessandro Scarpa. Scarpa, mi fa piacere questa concomitanza, ha citato il fatto dell'Ibeccio. È vero, perché nella notte tra il 12 e il 13 c'è stato un vero e proprio uragano, cioè c'è stata una forte sciroccata che poi ha girato a bora l'Ibeccio, cioè è successo veramente di tutto quella notte, a livelli veramente paurosi. E la tempesta Vaia non ha fatto lo stesso effetto della quarta, perché se la regia mette la immagine 3, ecco, questa qua è la situazione della marea l'ottobre dell'anno scorso. Se vedete, il 30 ottobre la luna non era piena, era in quadratura. Vuol dire che l'escursione della marea era molto più bassa. E quello che con l'immagine successiva appare evidente, se può essere messo adesso in onda, la mandano, sì. Sì. È un fatto ancora più sconcertante. Eccola qua. Questa è la marea del 12-13 quest'anno. Guardate la linea orizzontale azzurra. Quello sarebbe il livello del medio mare registrato dal, aspetta perché non me lo ricordo, dal 1897 a Punta della Salute di Venezia, cioè la punta del canale tra Giudecca e San Marco. No? Lì c'è praticamente il livello delle medie maree per Venezia. Però se guardate il grafico vedete che la marea non è lì, cioè la media è molto più su. Provate a immaginare, sono circa 30 centimetri in più. Perché? Perché dal 1897 a oggi Venezia è scesa di circa 12 centimetri e il livello del mare è salito di circa 14-15. Vi dico questi dati perché sono importanti. Nel 2007 più 24 centimetri, nel 2008 più 27, nel 2009 più 33, nel 2010 più 40 centimetri rispetto a quel livello lì. Quindi ci troviamo in una situazione in cui, parleremo anche del Mose, però ci sono queste gravi situazioni, questo grave complesso di circostanze meteo, ma anche non meteo, nel senso che l'uomo le ha provocate in qualche modo, che fanno arrivare a questi fenomeni così eclatanti. Allora, adesso ci fermiamo, ingegnere, perché diamo la parola all'avvocato Paolo Maria Chersivani, perché è qui lei, avvocato, questa sera, Pellestrina sempre. Io sono qui perché sono molto arrabbiato. Mi fa sono piacere. Arrabbiatissimo. Manco qualche d'uno sono arrabbiatissimo per un semplice motivo, perché io ho una casa Pellestrina, sono nato a Venezia, mi hanno fatto nascere in casa. Sono veneziano nell'animo e nel corpo e sono stanco di vedere o di sentire le telefonate che ho avuto la sera in questione da parte degli abitanti di Pellestrina, perché io quella sera non c'ero, che terrorizzata dal primo piano della casa mi chiedeva cosa doveva fare a me, che sono un illustre sconosciuto, ma che in quell'ambito mi sento come in famiglia. Cioè Pellestrina, io ho la casa a San Pietro in Volta, è una conclave in cui si è tutti amici, tutti si conosce, le porte restano aperte. È un posto benedetto da Dio ancora, per fortuna. La disgrazia è che non gliene può fregare niente a nessuno. Non è solo l'evento dell'acqua alta, perché l'acqua alta è uno degli eventi, l'acqua granda, giustamente, che ha portato alla luce una situazione insostenibile per l'isola. Punto e fine. Io non dico che devo ringraziare l'acqua granda, perché alla fine si parla di situazioni che bene o male andavano affrontate non dico da secoli, perché se noi andiamo a vedere i nostri padri, hanno girato due fiumi, va bene, hanno salvato Venezia e noi siamo ancora qua dopo 30 anni a smenarcela. Dopo ne parleremo, perché anch'io un po' del Mose, ahimè, per questioni professionali me ne sto occupando, quando invece potevamo trovare 3.000 altri sistemi per non ridurci in queste condizioni. Quindi, avvocato, io ripeto, però, sono veramente, veramente, non sono demoralizzato, sono arrabbiato.
Allora, lei ha detto perché hanno chiamato me. Lei sa benissimo che noi altri, una volta che era il farmacista e il prete, adesso noi altri che siamo gli avvocati. Troppo. Cioè, prima roba, andiamo dall'avvocato, perciò gli chiamiamo io, perché dico, l'avvocato è una persona importante, e tu chissà che fa al posto del Mose che non funziona. Mosè ha diviso le acque, chissà che l'avvocato faccia qualcosa di buono e che ne dà una mano a stipori abitanti, visto che è una persona molto autorevole. Magari. E qua torniamo ad Alessandro Scarpa, perché è stato nominato dal sindaco Luigi Brugnaro alle isole. Ecco, cosa vuol dire e cosa farà per questi abitanti, che non solo l'isola di Pelestrina, ma anche per le altre isole, Burano, Murano e tutte le isole meravigliose che abbiamo? Sì. Allora, questa nomina appunto di delegato del sindaco delle isole proviene perché? Perché una persona nata nelle isole appunto, che se ne intende, quindi per quanto riguarda sia le isole della Laguna Nord che le isole della Laguna Sud. Quindi sicuramente una nomina così va data a uno del territorio, non di certo a uno della terraferma. Quello che ci auguriamo tutti quanti, adesso lasciando perdere un po' quello che è successo, ma guardando avanti, cioè queste cose non devono più accadere, semplicemente. Quindi serve l'aiuto di tutti, però, non l'aiuto diciamo, dei semplici cittadini o dei consiglieri di municipalità, serve l'aiuto del governo, l'aiuto dello Stato, l'aiuto della Regione Veneto e in collaborazione con il Comune di Venezia, perché queste opere complementari, quindi il Mose e tutte le opere complementari che parlavo prima appunto sulle isole, quindi il muretto, le pompe che devono funzionare, il piano d'emergenza, il piano B famoso, che quando purtroppo non c'è più niente da fare, ci deve essere comunque un piano d'emergenza, se no moriamo tutti. Quindi ci auguriamo che con l'aiuto, lo dico in modo costruttivo, con l'aiuto di tutti, arriviamo a una soluzione, quindi oltre che al problema degli esercimenti, che grazie appunto al sopralluogo che è stato fatto col Premier Conte, che ha nominato poi il sindaco Brugnaro come commissario speciale, ci auguriamo che presto, fra qualche settimana, siano pronti anche i moduli per i risarcimenti, per le famiglie e per tutte quelle imprese che hanno avuto dei danni. Quindi ci auguriamo che adesso sia, in futuro queste cose non accadano mai più. E allora invece quello che accade, perché la storia non insegna niente, noi abbiamo un'alluvionata di una golena del Piave, Elisa, che a distanza di un anno lei è stata risarcita con quanti soldi? 4.000 euro. Ecco, ha avuto danni ingentissimi. Di 60.000 euro. Ecco, danni 70.000 euro. Noi siamo andati a verificare, perché l'abbiamo anche aiutata grazie a questa grande famiglia di Rete Veneta, e la casa era completamente distrutta. Elisa, perché sei qui questa sera e cosa vuoi dire? Niente, io sono qua un po' anche per gli altri, nel senso che dopo un anno io mi ritengo una vergogna che noi non abbiamo ancora ricevuto quello che abbiamo perso, nel senso che io sono 23 anni, è dal 2000 che abito nel Piave, non mi era mai capitato, ho perso 23 anni di sacrifici su una notte, quando che si poteva evitare, nel senso che se riuscivano a mollare le dighe un po' alla volta, come quest'anno che hanno cercato di, le hanno mollato un po' alla volta, per cui sono scese, eravamo in allarme perché l'angoscia c'è stata, era da venerdì. Qui vediamo l'immagine del Piave in questi giorni, prego Elisa. È da venerdì che siamo sotto angoscia, ieri mattina mi ha chiamato il sindaco, ci ha chiamato insomma tutti per dirci che eravamo in allarme e l'ansia, cioè sono 3-4 giorni che non dormiamo perché non sappiamo quanti metri cubi scende, non sappiamo se andiamo sotto, fortunatamente ce la siamo cavata, però noi siamo ancora che stiamo mettendo a posto i danni dell'anno scorso. I primi aiuti dell'anno scorso dovevano essere immediati, infatti mi è venuto un po' da ridere quando ho visto Venezia, con tutto rispetto per i veneziani, che dicevano gli aiuti arrivano subito. A noi ci sono arrivati dal 29 ottobre, che è successo, mi sono arrivati prima del 15 di agosto. Ci siamo rimboccati le maniche, non solo quelli della montagna si sono rimboccati le maniche, ma anche quelli della pianura, perché nessuno ci ha dato una mano. Noi siamo stati nominati solo perché abbiamo chiamato Rete Veneta, Antenna 3, sino eravamo dimenticati completamente. Noi ci siamo rimboccati le maniche, appena che è scesa l'acqua con le idropulitrici abbiamo sgomberato le case, buttato via tutto, ricordi, tutto quello che c'era nel piano che ho perso, 2,10 metri di acqua dentro in casa, praticamente il piano sotto l'ho perso tutto, con tre figli,
cui che sono stati toccati, che l'altra sera quello là, il secondo di 14 anni, stava piangendo sul divano perché aveva paura, il piccolo ancora non si rende conto, abbiamo perso tutto e ancora... cioè, 4.000 euro siamo... Elisa, io sai che faccio la parte del diavolo e poi so che tu rispondi anche molto bene. Perché rimani ancora là? Perché vuoi vivere nella Golena sapendo questo incubo? Dopo l'ingegner Scarpa spiegherà cosa succederà anche in futuro secondo lui. Perché rimani su quella casa? Allora, noi, a prescindere che noi abbiamo comprato la casa... e ci hanno concesso tutti i lavori, il comune, per cui non ci hanno detto signora guardi che è a rischio alluvione, se ce lo dicevano era una nostra decisione, noi abbiamo ristrutturato la casa, sono andata a abitare appunto dicevo nel 2000, i ragazzi non vogliono andare via da là perché gli piace, abbiamo il nostro giardino, abbiamo i nostri cani, noi a prescindere che poi appunto ho ancora il mutuo in atto che lo stiamo pagando. E tanti mi dicono, ma vai via, intanto è difficile vendere, primi. Secondo, cosa vado a fare, un altro mutuo? E, insomma, sono un po', cioè, non è facile dire, beh, puoi andare via, vattene, perché tanti mi hanno detto, beh, ma cosa aspetti andartene via? Cioè, dirlo a parole è semplice. Se la cosa verrebbe, come cioè, che ho sentito anche i miei vicini di casa, se la cosa viene gestita a monte, queste disgrazie forse si possono anche evitare. Certo, poi poteva entrare l'anno scorso l'acqua, però visando prima le famiglie, magari una bella percentuale di cose potevamo salvarcela. Allora, Alessandro Scarpa vuole rispondere sì. A Elisa. No, più che rispondere, condivido in pieno il suo pensiero, perché il pensiero appunto suo... Ma lei è delegato, deve rispondere qualcosa. Sì, in questo caso non sono delegato. Sì. Non importa, dei fiumi. Ma però, secondo lei, se la Elisa vivesse... a Pellestrina, cosa farebbe? Lei ha fatto un ragionamento, secondo me, che sta in piedi, sia per quanto riguarda la terraferma, dalla provincia di Belluno fino a Pellestrina. Cioè, i cittadini, le famiglie, hanno il diritto di vivere sul proprio luogo dove amano, dove c'è un piano regolatore, dove gli permette di comprare casa e dove gli permette di vivere. E come dicevo prima, deve essere gli enti competenti che devono mettere in sicurezza le rive, devono pulire i fiumi, devono fare in modo di garantire a queste famiglie la sicurezza, quindi dai fiumi fino, come dicevo prima, alle isole della Laguna Nord. Cioè, quindi serve degli investimenti a livello statale, delle garanzie per fare in modo di dare sicurezza alle famiglie. Sì, però a parole dopo sentiamo che il contributo è arrivato dopo un anno. E che contributo? Contro i 70.000 euro, 4.000 euro. Sarebbero stati i primi aiuti, sì. Cioè secondo noi i primi aiuti devono arrivare almeno, non dico due o tre giorni dopo, ma almeno un mese dopo, no? Quasi un anno, perché è ridicolo. Ingegner Scarpa, scusa Elisa, Ingegner Scarpa, allora sentendo il dramma di queste famiglie, sentendo questi bambini poi che hanno paura di vivere queste situazioni ancora una volta, cosa si potrebbe dire a Elisa, lei da esperto, cosa succederà in futuro? Possono stare tranquilli? Lo so che il clima, cioè non è una cartina geografica che la puoi ben decifrare, però io so che lei vuole dire qualcosa. Sì, no, impressiona il fatto, io nel 66 avevo 11 anni e ricordo perfettamente com'era l'alveo del fiume Piave a valle di San Donà di Piave. C'erano le due golene, cioè gli spazi laterali, che erano completamente sgombri. Nonostante è successo quel che è successo, perché le precipitazioni meteoriche all'epoca furono una roba spaventosa rispetto a quelle di oggi, oggi, percorrendo l'argine Piave di San Donà a Cortellazzo, vedo un bosco da una parte e un bosco dall'altra. E mi chiedo, ma perché non si può tagliare la legna e tenere puliti gli alvei? Io ricordo il professor Ghetti, il professor Dal Paos, che hanno fatto anni fa, ero studente allora, un piano meraviglioso del fiume Piave, del fiume Piave. Sono indicazioni scientifiche. Se i politici non basano le indicazioni scientifiche, cosa stiamo a fare? È chiaro che dopo abbiamo danni, dopo andiamo incontro a tutte queste situazioni qua di risargimenti, non arrivati, cioè cerchiamo di risolvere prima le cose. E per quanto riguarda il futuro non è roseo. Io qui
Avevo preparato anche dei diagrammi, non so se sia il caso di metterli in onda adesso. Sì, no, sentiamo prima la telefonata, abbiamo una diretta telefonica con la dottoressa Costantini a Pellestrina. Sentiamo cosa dice la dottoressa e poi vediamo anche quello che ha portato l'ingegner Scarpa, perché è molto importante questa sera finalmente capire qualcosa, perché tutti parlano ma noi a casa dopo riusciamo a capire. Dottoressa, buonasera, ben arrivata, grazie per questa diretta telefonica. Cosa ci vuole dire? Sì. Buon pomeriggio, allora, io sono consigliera della Proloculito di Venezia Pellestrina e chiamo, ringrazio intanto di questo piccolo intervento che ci lasciate. Niente, noi ci siamo adoperati subito per riuscire a raccogliere quanto veniva urlato, diciamo, dagli abitanti di Pellestrina, perché hanno veramente perso tantissimo. La cosa che per noi è fondamentale è intanto chiaramente ringraziare tutta la popolazione che ha veramente donato tantissimo. Adesso noi stiamo organizzando questa macchina che abbiamo messo in piedi e ne assicuro che ha preso una dimensione veramente grande, però siamo un po' preoccupati. Perché? Perché in queste situazioni purtroppo interagiscono dei soggetti che non rientrano in questa organizzazione, che stanno prendendo un po' delle libere iniziative, tipo facendo dei post sui social, di cose che in realtà non hanno bisogno nessuno, perché i negozi sono aperti, perché la farmacia è aperta, quindi sono altre le esigenze. Noi abbiamo avuto veramente degli aiuti straordinari e stiamo appunto organizzando questa macchina complessa di consegna. La cosa fondamentale che noi, per anche i telespettatori che vi seguono, il messaggio che vogliamo far arrivare è nessuna consegna è stata programmata, stiamo cercando di fare, di organizzare dei criteri di consegna secondo le esigenze dei cittadini. Chiaramente non è una cosa semplicissima, però di certo cercheremo di fare del nostro meglio e abbiamo ricevuto anche tantissime donazioni, come è stato anche raccontato da Lorenzo Maier, e adesso cercheremo di capire al meglio come investire questa cifra importante. Dottoressa, questo, di cosa, diciamo, avete bisogno in questo momento? Domani, in questo cosa momento serve? Domani non serve nulla. Ecco, noi la nostra raccolta, allora, noi non è che abbiamo finito, nel senso che abbiamo già raccolto e adesso questa settimana al Lido faremo dei, diciamo, i giri per le varie abitazioni che ci hanno dato le disponibilità, andremo a recuperare quanto le persone hanno messo a disposizione e abbiamo raccolto veramente tanto. Abbiamo inventariato e dobbiamo finire l'inventario, quindi a chiunque mi stia chiedendo che cosa serve, io dico chiamateci la prossima settimana. Perfetto, vediamo, bravissima. Com'è. Perché grazie. Questo è inutile riempire dei posti. Grazie a voi. Grazie a Elena Costantini. È stata molto chiara quello che abbiamo e dobbiamo capire. Deve servire quello che deve servire, non quello che si vuole mandare. Ecco, questo è molto importante. Ingegnere, lei voleva farci vedere cosa adesso? Per continuare l'importante grafica che lei ci ha fatto vedere. Allora, io chiedo alla regia di saltare l'immagine 5, mandare l'immagine 6. Ecco, mandiamo l'immagine 6, dice l'ingegnere. Ecco qua, questo è il nostro prodotto interno lordo. Questa è la cripta della chiesa di San Marco. Se perdiamo questi tesori, cosa succede? Esportiamo acciaio, facciamo automobili, tutti i settori che sono in crisi. Questo è il nostro settore che tira. Questo è l'enogastronomia, lo sappiamo bene. Allora, questi patrimoni qua, guai se li perdiamo, giusto? Però nello stesso momento dobbiamo pensare anche a quello che c'è intorno. E vale dire, Pellestrina, io mi chiamo Scarpa, provengo da quelle parti, è un qualcosa di eccezionale. È come il Giappone, dove il sole nasce sul mare e tramonta nella laguna. C'è acqua di qua e acqua di là. È un paradiso di silenzio, di natura. C'è un'acqua incontaminata incredibile che qua nell'Alto Adriatico non riusciamo neanche a sognarcela. E sono patrimoni da difendere. La gente che ci vive non è come un negoziante a Rialto, con tutto rispetto. Che guardate Pellestrina dall'elicottero, quanto bella, guardate, come tutte le nostre isole d'altronde. Lì abitano pescatori, gente umilissima, povera. E lì se si perde qualcosa, si perde tutto, come la signora alluvionata nella golena del fiume Piave che abbiamo ascoltato. Quindi queste cose qua sono cose che assolutamente bisogna... Ma c'è la possibilità di arginare questi fenomeni climatici, ingegnere?
Allora, posso prima dire due cose sul Mose? No, dopo passiamo al Mose, adesso. Allora, sì, io allora chiedo di rimettere in onda l'ultima diapositiva, la numero 13. Andiamo con la numero 13, diapositiva. Due secondi. Che è la causa primaria di tutto, secondo me, è la mia modesta opinione. La causa della quale dipende tutto. Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Sì. Allora. Il Mose costa, qualsiasi intervento costa, sono soldi. Però una parte va a finire nella corruzione, in tutto quello che ci gravi da dietro, e sono soldi. L'emungimento delle falde che ha portato alla presidenza di Venezia, sono soldi. I danni ambientali del capitalismo industriale che deforesta e fa un po' quello che vuole di noi nelle campagne, nelle ciminiere, sono soldi. Gli sprechi energetici di ciascuno di noi sono ancora soldi. Pensiamo al traffico delle automobili, alla climatizzazione dell'aria negli edifici. Sono tutte situazioni, tutte, che portano ad aumentare la temperatura dell'aria del nostro pianeta. E questo comporta? E questo comporta che lo scirocco non è più a 25 nodi, ma è a 100. E questo comporterà che arriverà a 110, a 120, non lo sappiamo. E questo comporta che ci sarà un susseguirsi di fenomeni sempre più concomitanti, sempre più ciclici, che porteranno a situazioni sempre più critiche nei fiumi, nella laguna. E quindi è giusto pensare alle difese, perché adesso nell'immediato dobbiamo fare questo, però è giusto pensare anche a tornare un po' indietro. Cioè, a me è piaciuto molto, scusa se mi rubo ancora qualche secondo, è piaciuto molto la manifestazione dei migliaia di ragazzi dietro a Greta Thunberg, si chiamava, no? Però mi piacerebbe che Greta e questi migliaia di giovani ci promettessero di non fare come noi, come la nostra generazione, ma cominciassero a rinunciare. Cioè, invece che a chiedere energie alternative, a fare un risparmio di energia. Perché solo così la temperatura del pianeta si riabbassa un po'. Altrimenti continueremo a consumare, continueremo a buttare energia nel pianeta. Perciò vuol dire anche andare a scuola a piedi? Vuol dire, se piove, andare a scuola a piedi con la mantellina in bicicletta, vuol dire d'estate sopportare il caldo negli ambienti, non sparare fuori le calorie con l'aria climatizzata, vuol dire un sacco di cose, vuol dire non avere il SUV da 500 cavalli, ho visto l'ultima pubblicità della Mercedes, ma comprarsi una macchinetta più piccola. Cioè, tutte queste cose qua a me fanno capire che anch'io, io in prima persona, sono responsabile di quello che sta succedendo. E mi fa venire in mente un bellissimo, il geniale finale, mi ricordo, di una scena di Marco Paolini, in cui, chiedo scusa ancora se mi rubo un po' di tempo, ma è una cosa talmente bella, in cui lui cercava di vogare alla Veneta, ci ho provato anch'io, no? Pur essendo uno scarpa non ci sono riuscito. Dove c'è il voga e sta, è una cosa un po' complicata. Cioè, il remo serve per condurre la gondola e anche per andare avanti. Lui non ci riusciva e continuava a girare intorno. E si diceva, ma pensa un turista dall'aereo se mi vedesse. Io risponderei, beh, ma non hai detto che per andare avanti occorre andare dritti. Si può anche andare avanti girando. Avvocato, cosa, dopo aver sentito l'ingegnere Marco Scarpa... Stiamo uscendo dal seminato, scusatemi, perché qui... No, noi. No, no, qualcun altro? Allora, ecco. Qui stiamo parlando di problemi che esulano dall'argomento di cui stiamo parlando, che per me oggi è l'isola di Pellestrina e l'acqua grande a Venezia. C'è una contraddizione in termini. Mi si dice prima che è un fattore eccezionale quest'acqua alta, perché c'è stata una combine di varie situazioni che hanno portato a 1,87 m. Ma sentire adesso l'ingegnere Scarpa non è un fattore eccezionale, perché vuol dire che si ripresenterà, e via discorrendo. Allora, al di là della questione risarcimenti, che è una questione sacrosanta, il problema va preso di petto. Non si può pensare di risarcire oggi 4.000 euro, quello che sarà 5.000, che non servono a niente, per poi ritrovarci tra 4-5 anni, non lo so, io mi auguro mai, ma molto probabilmente fra 10, con un'acqua alta di 1,95 m. Questi sono i conti dell'ingegner Scarpa. E quindi, parliamoci chiaro, il Mose alla fine della fiera, se funzionerà, sarà un tampone per
10, 15, 20 anni. Ecco, questo io voglio segnalarlo anche perché l'isola Prelestrina, come me la state descrivendo, sembra da una parte un paradiso e dall'altra vissuta da pescatori che ormai non hanno più niente da fare. No, attenzione, non è così. Prelestrina è un equilibrio che va mantenuto e va salvaguardato, così come va garantita la residenza a chi ci abita. Bene? E quindi è un sistema che va visto nel suo complesso, così come va vista Venezia. Allora, smettiamola di far vomitare centinaia e centinaia di biciclette su un'isola che non può sopportare l'invasione di 1000 ciclisti che vengono da Chioggia trasportati abusivamente da peate piene di biciclette a noleggio. Allora, cominciamo a parlare nel nostro piccolo. Io condivido tutto, ingegnere. E lei ha perfettamente ragione. Nel nostro piccolo cominciamo a evitare comportamenti sbagliati anche di chi questo paradiso lo fruisce. E lo dico anche per Venezia, cominciamo ad educare e a capire chi sono i veneziani, come vivono e che problemi hanno. Perché io l'altro giorno ero a Padova e Prelestrina non so neanche che cos'è. E quando gli ho chiesto, guarda, avevo l'acqua fino a un metro dentro in casa, mi hanno guardato come per dire, ma ci sono anche le case ancora un po'. Cioè, signori miei, ragioniamo serenamente. Quindi è una situazione che va veramente affrontata e dobbiamo capire come affrontarla. Allora, il mio modestissimo punto di vista, qual è? Cioè, io studio più di qualche causa che riguarda il MOSE e su questo... Poi ne parleremo, avvocato. Benissimo. Allora, affrontiamola per quello che è. Prendiamo in mano la situazione oggi, ma facciamo un piano che possa essere un piano che interessa i nostri figli, perché questo è il futuro. Perché io sono convinto che, forse io non lo vedrò, ma mio figlio sicuramente vedrà un'altra alluvione all'isola di Prelestrina. Io non glielo auguro, non me ne vuole Alessandro, ma... Io ho tanta paura che succeda, ingegnere. Questa è la mia tragica sensazione. Allora, io invece faccio un'altra domanda all'ingegnere. Mi sembra che in tempi molto lontani si è iniziato a parlare di idrovia. Mi sembra, ingegnere, non so se mi sogno di qualcosa o se è vero. Dove è finita questa idrovia, ingegnere? Ed è vero che c'è questa idrovia che avrebbe dovuto funzionare? 40 anni fa, professor Datei, costruzione idraulica a Padova, Fissero Tartaro, Canal Bianco, Po' di Levante, mi ricordo ancora questa frase qua, l'idrovia che praticamente faceva... Ci sono ancora le bitte, la conca di navigazione vicino a Primo di Chioggia. L'idrovia doveva essere l'autostrada dove correvano le merci, i tir che inquinano tanto adesso, erano i barconi che portavano avanti dietro le merci. Alla francese, perché alla fine... francese, come il Reno, sono idrovie. Devo rispondere boh, mi dispiace, non ho altre risposte, non lo so. Ma perché si ferma tutto? Cioè, in questo paese, quando uno inizia a fare un'opera che serve buona, si blocca. Allora i soldi, la burocrazia, ma a noi che viviamo queste situazioni poi drammatiche, con queste famiglie che con tanti sacrifici riescono magari a farsi questa casetta e poi questa acqua grande arriva, perché ormai arriva e arriverà dappertutto, tu puoi mettere paratie finché vuoi, ma c'è qualcosa che non va, la natura non la puoi fermare. No. Ecco, noi anzi cerchiamo con tutto noi stessi di aggravare questa situazione perché non rinunciamo più a niente, questo è il succo secondo me del discorso e dovremmo insegnarlo ai nostri ragazzi. Cioè, bisognerà pur fare qualcosa in queste opere, cioè noi iniziamo questa idrovia, poi non si sa perché si ferma tutto, si blocca, perciò merci sulla strada, caos totale, Cirino che si passa di mano, delegato del sindaco Brugnaro alle isole. Domani, dopodomani, cosa succederà? Cosa cambierà? Cosa avete intenzione di fare? Io mi auguro innanzitutto che lo Stato ci ascolti, ma poi ci devono essere anche i tecnici bravi a lavorare, perché abbiamo avuto l'esempio del MOSE che i fondi c'erano e anche troppi, però purtroppo le opere non sono state fatte bene. Quindi torniamo all'esempio di Prelestrina, quando arrivano i fondi necessari per le opere complementari, bisogna fare in modo che ci siano le difese o le opere. L'esempio di Prelestrina, ma che serve anche poi a Venezia e in tutto il Veneto. Se poi l'ingegnere matematico idraulico mi mette le pompe, la centralina, piano terra, questo non va bene. Quindi bisogna ascoltare a volte anche
il pescatore del posto, le persone che ci vivono, per cercare di capire un po' come funzionano, da dove arrivano i venti, da dove arriva l'alta marea, per fare in modo appunto di evitare questi disastri. Quindi a volte ci vuole anche un po' più, bisogna essere un po' più umili, ascoltare quelli del territorio che se ne intendono. In questo caso l'esempio di Pellestrina, non dico che si poteva evitare perché è arrivato un uragano di pioggia, di acqua alta e di vento, però comunque se c'era quel muretto alto 30 cm in più e se c'erano le pompe che funzionavano, questo non sarebbe accaduto. 24 ore, 1500 famiglie, cioè 4000 persone chiuse in casa senza luce. Quindi se c'era un po' più attenzione questo non sarebbe accaduto, specialmente, come dicevo prima, con un piano di emergenza. Cioè ci voleva un piano di emergenza, nel caso salta l'elettricità devono funzionare altri piani di emergenza, o manuali o comunque altre pompe idrovore per fare in modo di rassicurare le famiglie. Adesso ci spostiamo a Jesolo e noi vogliamo sentire anche le persone. Andiamo a Jesolo. Allora, è venuto qui perché? Volevo vedere la nostra spiaggia che non c'è più. Non c'è più, purtroppo. Incredibile. 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 Incredibile, davvero. Incredibile la forza dell'acqua. È incredibile cosa ha fatto, è incredibile. Lei da dove viene? Da Treviso, noi veniamo. Venivamo sempre in spiaggia qua tutti gli anni, però non c'è più la spiaggia. Senta, però qui c'è già la forza di volerla rimettere in piedi. Speriamo, sì, noi vorremmo mettere in piedi, ma come si fa con questi elementi così diversi? Senta, da quanti anni è che viene a Jesolo? Sono tanti anni, una cosa così non si è mai vista. Diciamo che ormai il mare si è mangiato tutta la sabbia, tutta la spiaggia. Lei da dove viene? Dal Tivole. Sì. È partita stamattina e ha detto bisogna che vada a vedere. No, sono venuta al pomeriggio a fare un giro, vedere. Perché ha detto devo vedere com'è la mia spiaggia. Perché vengo in campeggio qui dietro, insomma. E ci tornerà quest'estate? Sì, sicuramente. Da dove venite? Veniamo da Sonora di Piave. E siete venuti a vedere? Siamo venuti a vedere il mare. Ma il mare o la spiaggia che non c'è più? La spiaggia che non c'è più, ma il mare è anche un bello spettacolo da vedere così. Non è bello perché fa danni, però... Io abito qua. Ah, lei abita qua? Abito qua a 200 metri, sì. E quindi se l'è vissuta tutta. Ci può raccontare come l'avete vissuto i giorni scorsi? Beh, martedì notte, 40 centimetri d'acqua in casa. E oggi no, perché noi già siamo un po' coperti, però il disastro così, penso, non so, le 66. Sto registrando cosa è successo qui a Jesolo. Il disastro che ha fatto l'acqua, praticamente l'alta marea, tutto quanto. E... Lei da dove viene? Ah, io vengo da Fossalta di Piave. Ma se l'aspettava una cosa di questo genere? No, sinceramente no, era una cosa molto, molto grande, diciamo, molto grande. Senta, ma si aspettava una cosa di questo genere? Sinceramente sì, perché siamo abituati quando viene questo tempo di sirocco così, che il mare faccia questo tipo di danni qua. Secondo lei che soluzione ci potrebbe essere? Hanno fatto ad esempio le murete da altre parti? Forse costruire qualche sistema di frangifluti un po' diverso da quello che c'è adesso. Veramente è un disastro, ogni anno. È arrivato il sindaco di San Michele a Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Grazie sindaco di essere qui con noi. Grazie a voi. È arrivato un po' in ritardo perché purtroppo no, è già da fare de più, vero sindaco? Però è arrivato perché anche lui vuole dire qualcosa. Allora sindaco, com'è la situazione a Bibione e su tutte le nostre spiagge? Perché penso che siate in rete tutti quanti ormai. Sì, oltre ad essere in rete sono anche il presidente della conferenza dei sindaci della Costa del Veneto. Quindi dal Tagliamento al Po, tutti i 10 comuni, Venezia deve entrare, insomma, siamo tutti. La situazione è complicata, molto complicata. Abbiamo delle mareggiate, 3 mareggiate una dietro l'altra che ci hanno colpito con venti di sirocco molto forti. I fiumi che per ben 2 volte stanno trasportando migliaia di tonnellate sulla nostra costa, problema sollevato da sempre. E quindi chiudendo poi le porte verso il fiume, quindi impedendo all'acqua interna di uscire, abbiamo stamattina allagato le case al di qua degli argini. E quindi abbiamo 3-4 problematiche sommate in pochi giorni che stiamo veramente ci stanno mettendo in ginocchio. Senta sindaco, si può parlare di incuria, di miopia, di mala politica?
forse anche un po' di arroganza, magari qualcuno che non sa e vuole dire, vuole parlare, invece non si ascoltano veramente le persone che sanno del territorio. Io lunedì sera ho avuto un geologo, che è stato anche presidente dei geologi, e ha detto, sindaco, non ci ascoltano, non veniamo minimamente ascoltati. Addirittura i nostri ragazzi bravissimi vanno all'estero. Allora, lei è anche presidente di tutti i sindaci, come ha spiegato. Sì. Ma cosa sta succedendo al nostro? Perché non si vuole ascoltare chi sa, chi avrebbe anche delle nozioni importanti da dare per riuscire a migliorare? Noi non diciamo fermare, perché la natura non la fermi, però con la tecnologia che abbiamo nel 2020, la ricerca, abbiamo qualcosa in più che una volta non c'era. Perché non si fa questo? Perché ci sono troppe ingerenze in campi diversi e secondo me l'incompetenza regna un po' dappertutto, in particolare nella politica. Cito il mio caso, così non do torto a nessuno. Noi abbiamo questa asta del Tagliamento che è lunga 180 km e dal 1966, che tutti ricorderanno come un'alluvione devastante non solo nel Veneto, ebbene ci sono stati ben 15 autorevoli studi tecnici. Tutti questi studi, Commissione De Marchi in particolare, Laboratorio Tagliamento e quant'altro, hanno detto, bene, per salvare le popolazioni a valle, quindi la Tisana, San Michele in particolare, dobbiamo laminare la piena nel medio corso, cioè tagliare il picco di piena di modo che l'acqua arrivi un po' più tardi e un po' più lenta. Ebbene, dal 1966, con 15 studi che dicono esattamente questo, tutti, ancora la politica è riuscita a bloccare i lavori necessari, quindi superando e bypassando il giudizio tecnico, e quindi noi siamo rimasti fortemente a rischio come l'eravamo nel 1966. Allora guardiamo questo filmato con le persone a Bibione. Adesso è andata un po' giù, ma prima era veramente messa male, insomma. Faceva paura? Faceva paura, sì. Lei ha mai visto Bibione in questa maniera? No, onestamente no. Piazzale Zenit, sì, tutta la spiaggia di Piazzale Zenit coperta dall'acqua, non l'ho mai vista. Brutto, perché vuol dire che siamo proprio indifesi davanti a questi eventi che sembrano sempre più forti, per cui non è triste vedere una situazione del genere. È una cosa che si ripete già da qualche anno, quando vengono queste mareggiate si riempie di acqua tutto il piazzale. Piazzale, beh, qui sopra abbastanza ci salviamo perché è abbastanza protetto, però tutta la parte sottostante dove ci sono i chioschi è pieno di acqua, sì. Finché ci sono, c'è questo tempo, per giorni e giorni viene solo marea. Dopo il problema si presenterà anche nei prossimi anni, ma non c'è niente da fare, almeno. O c'è da fare appunto una barriera, se no, anche perché non è possibile nella spiaggia. Sindaco, io ho sentito il geologo, e lo ripeto sempre, lo ripeterò sempre, che chiede a gran voce, abbiamo bisogno di opere ordinarie, abbiamo bisogno di fare subito, di agire subito, basta con le opere straordinarie, guardiamo il nostro territorio. Allora, abbiamo 15 consorzi, 15, non uno, 15, eppure siamo peggio di una volta, perché almeno una volta, mi ricordo anche sotto, sul fiume, questo meraviglioso fiume Sile che abbiamo, c'era un signore che con la sua barchetta tagliava tutte le alghe sotto questo fiume, prima a destra, poi a sinistra, e avevamo sempre un fiume anche pulito. Adesso con tutto questo ambaradan che si sta impiantando da politica, perché sicuro noi altri non avevamo suo, ne avevamo manco di prima. No, barchetta, non c'è neanche più uomini che taglia niente. Allora, dopo aver sentito anche l'ingegner Scarpa, dove dice dobbiamo fare un po' un passo indietro, forse non è ora che voi sindaci, che siete voi riferimento dei cittadini, da voi vengono i cittadini, o dagli avvocati o da voi altri, di fare un passo indietro rispetto a tutti questi consorzi, oppure agire veramente nel territorio, perché noi questi consorzi li paghiamo, sindaco. Intende consorzi di bonifica? Certo, consorzi di bonifica. Acqua, mare.
No, perché poi ci sono diverse... No, consorzi di bonifica stasera. Perché poi c'è il sistema territoriale. No, consorzi di bonifica. Beh, diciamo che questa parte del Veneto orientale, per quanto riguarda questo aspetto, devo dire che è anche fortunata. Fortunata perché il consorzio di bonifica nostro queste cose ancora le fa. E la pulizia dei canali, la pulizia dei fondali, dei canali stessi. E quindi... in concorso spesso con i comuni, cioè noi mettiamo risorse ad un ente che in realtà vive delle bollette dei soci, esatto. Eccetera. Però siccome questi soldi non sono sufficienti, ad esempio il Comune di San Michele a Tagliamento concorre spesso con il consorzio a realizzare le opere necessarie. È vero un'altra cosa, e io le do ragione quando lei mi dice che probabilmente non c'è neanche più una visione pragmatica di quello che è il territorio. Faccio una breve cronistoria. Com'è possibile, ad esempio, che fino a pochi anni fa, non so se esiste ancora, dessero dei contributi per chiudere i fossi in campagna? Cioè, si sono stati dati dei soldi per chiudere opere idrauliche certo minori, ma che la bonifica 100 anni fa le ha fatti a mano per tirarci fuori da una situazione di malaria, di acqua stagnante, eccetera. Poche decine di anni dopo diamo delle risorse a delle persone per chiudere quello che è assolutamente necessario che venga riempito per far sì che l'acqua non arrivi direttamente in città. Cioè i vecchi non sbagliavano niente. Non sbagliavano mai, ecco. Mai. Le posso dire che io vivo in una zona di bonifica che delle carte geografiche dei militari le chiamavano del palude marcio, quindi si figuri che ambientazione. Che ambiente. Ma non stiamo parlando di mille anni fa, stiamo parlando di 100 anni fa. Quindi questo è un esempio piccolo, però che la dice tutta e bene, credo, su dove non riusciamo più a comprendere questa evoluzione culturale che dobbiamo riprenderci. E lei ha ragione quando dire dobbiamo riconquistare il territorio, ma nei termini di umilmente metterci a disposizione di tecnici tecnici preparati. Noi politica dobbiamo assolutamente fare un passo indietro, non possiamo essere tuttologi che decidono sulle cose. E con molta umiltà, dicevo, ritornare ognuno a fare i propri compiti. Allora, il saggio ingegnere Marco Scarpa, infatti, prima diceva bisogna tutti fare un passo indietro. Non possiamo più continuare così. Anche i giovani Concordo. Devono capire che anche loro, per primi, sì, protestare, però dopo, a fianco della protesta, ci vuole l'azione concreta. Ingegnere, cosa risponde a questo sindaco che con molta umiltà ha detto anche i difetti che ha questa politica, questa visione così ampia, ma che dopo se stringiamo non ce la facciamo più. Non riusciamo. C'è il caos ovunque. Tutti sanno, e sono quelli che dovrebbero star zitti, quelli che sanno non parlano, perché tanto non veniamo ascoltati. Prego, ingegnere. Ma il fatto che dicevo prima dell'esempio di Marco Paolini, cioè andare avanti, girando intorno, non vuol dire evitare il progresso. Vuol dire tenere buono quello che era buono, non passarci sopra, come con i fossi di bonifica. Quelli sono tutti bacini di invaso che servono quando piove. Se li elimino, la piena aumenta. Come tenere puliti gli argini, ne parlavamo prima. Sono tutte piccole cose, non sono interventi enormi, sono tutte piccole cose che aiutano la pianura a vivere, il mare a ricevere. E poi tutto il discorso ambientale fatto dall'aumento di temperatura, quello è fondamentale per la violenza del vento. Pensate, un'automobile col motore a scoppio ha un rendimento di circa il 40%. Vuol dire che il 60% viene buttato via nell'atmosfera sotto forma di raffreddamento del motore e il 40% serve per farlo avanzare. Allora uno dice, mi compro l'auto elettrica. Sì, appunto, adesso non ha fatto le centraline. Allora facciamo l'auto elettrica. L'auto elettrica cosa fa? Corre come l'altra, però non butta nell'atmosfera il calore del motore. Bravo, ma quando tu attacchi la spina, la centrale dall'altra parte, com'è che la produce l'energia? La produce con le pale eoliche, con l'acqua che scende dalle dighe in montagna, oppure la produce bruciando gasolio e carbone? Allora siamo sempre lì.
Cioè quello che aumenta la temperatura del pianeta non è solo il motore scoppio, è anche l'attrito della carrozzeria e delle gomme. Cioè dobbiamo pensare che andare in bicicletta, andare in macchina, lavoro, cambia la cosa da così a così se siamo miliardi di persone che lo fanno. Non voglio invitare tutti adesso perché so che non è possibile andare in bicicletta a lavorare. Però qualcun altro. Se il capofosso c'è e i nonni l'hanno fatto, il motivo c'è e non bisogna interrarlo. Vedo che il sindaco annuisce intanto che tu parli, ingegnere, però io volevo sentire adesso Valentino Conte, che è un altro ragazzo, uomo, alluvionato, e anche lui è qua per dire questa sera cosa, Valentino? Niente, io questa sera sono qua perché anche, diciamo, sono fresco da stamattina ancora, che diciamo un po' rientrata l'allerta di una situazione che l'anno scorso abbiamo vissuto veramente male. Sempre nella golena, sempre del, nella Piave. Golena del Piave. E quest'anno siamo un po'... ne siamo usciti salvi, diciamo, perché comunque è stato gestito in una maniera diversa. E l'unica cosa, cioè, io mi chiedo il perché, allora, l'anno scorso non sono state fatte decisioni, non c'è stata una soluzione per evitare. Vediamo come è stato le immagini di questo meraviglioso fiume Piave, sacro alla patria, a parole. Prego, Valentino. Neanche tanto a parole, perché comunque questa situazione molti anni fa è servita, però diciamo adesso sarebbe una cosa da evitare, perché ci ritroviamo adesso... Che danni hai avuto tu, Valentino? Allora, ho avuto tutto quanto il primo piano sotto acqua, il primo piano, il piano terra, abbiamo avuto dai 70 a quasi 80 mila euro di danni. Anche tu? Anche sì. E non parlo comunque non solo per me, ma per tutti quelli che sono stati nella mia situazione. Io ci sono nato lì, ho ereditato la casa di mio padre che purtroppo nel 2018 ci ha lasciati, e comunque è una casa che è stata è ereditata come io l'ho ereditata a mio padre, lui l'ha ereditata dal suo e così via anche dal mio bisnonno. C'è un grande valore affettivo anche. C'è il valore affettivo e c'è, sono ancora lì più che altro perché, come è stato detto prima, dicono perché non vai via, cosa fai là e cosa. È l'unico tetto che io adesso ho, per andare fuori di là ci vogliono soldi. Comunque se la casa c'è è stata, tralasciando che comunque è stata costruita prima degli argini, cioè quindi sono passate le due guerre, è stata abbattuta, ricostruita. Dopo, il paese, tra l'altro, era sull'isola, cioè Fagarè come paese non era al di fuori dove lo troviamo adesso. La vecchia chiesa era all'interno, era attaccata al fiume. Sono stati fatti gli argini, hanno pensato, bene, spostiamo il paese da dentro il fiume. Però all'epoca ancora, io non l'ho visto, però ho visto le foto che mi mostrava mio padre, ancora di mio nonno, che ha lavorato dentro il fiume, perché c'era una draga, una volta il fiume era pulito e queste cose non succedevano. Ecco qua, sindaco, sentito la risposta di questo ragazzo, questo uomo ragazzo, è un uomo, però lui dice è la mia casa, io l'ho ereditata, ha una storia la mia casa, perché devo andarne? E se me ne vado, con quali soldi? Con 4.000 euro di risarcimento che ho preso? Allora, io do la parola alla nostra cantante, che è pronta, con la prossima canzone. Nella seconda parte parleremo di Mose o di Mosè. Chissà cosa succederà. Prego. Grazie.
e lo sento parlare. Le gambe mi tremano, sapessi il cuor che fa. E si emoziona e non ragiona, non lo posso controllare. E si emoziona e non ragiona e comincio a cantare, cantare, dar così, 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 così. Biri birichino, biri birichino, biri, 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 biri. Since I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not living without you. You taste like whiskey when you kiss me on. Give anything again, you'll be your baby doll. This time I'm not living without you. You said sit back down where you belong, in the corner of my bar with your eyes on. Sit back down where I got to win. May the love of first time there's a say to me. Something, something about this place. Something about lonely night and my lipstick on your. Something about baby, you and I. It's been 2 years since I let her go. Could I listen to the joke or the rock and roll? Mastercard or the trunk right from my heart. On my birthday, you sent me the heart of gold with a guitar, hammy to the known glows. This night I'm not living. Back down where you belong, in the corner of my bar with your eyes on. Sit back down or I catch a wind. May the love the first time there's a say to me. Something, something about this place. Something about a lonely night and my lipstick on your face. Something about baby, you and I. Something about this place.
Christmas came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. Rigorosamente dal vivo, Claudia Bianchino. Grazie. Stupenda voce, bravissima, bravissima. Nel 1505 la Serenissima decide di deviare il Brenta attraverso la Brentanova, un canale che da Dolo porta l'acqua del fiume a Conche, dove si unisce al Bacchiglione. Si scatena la fiera delle opinioni, ognuno vuol dire la sua. Allora la signoria vieta a chiunque, esclusi gli ingegneri addetti all'opera, di ingerirsi, scrivere o parlare di questa materia. Ecco come viene giustificato il provvedimento. La libertà di parlare intorno alle arti, le quali talora non sono abbastanza intese nemmeno da coloro che le professano, promuove confusione e incertezza nei ministri preposti a tali operazioni. Lo so che tutto poi cade a pubblico pregiudizio. La regola base della Serenissima, chi sa fa, chi no sa tasa, la si applicasse oggi chiuderebbe internet. Ingegnere, chi sa qua tasi, chi che non sa parla. Noi altri che siamo dall'altra parte della barricata avevamo una confusione, ma soprattutto oltre alla confusione ci hanno prosciugato le tasche. Andiamo con il Mose. Ecco le immagini di questo mostro dell'ingegneria meccanica che adesso l'ingegner Scarpa cercherà di spiegare un pochino a noi poveri cristi che cerchiamo di capire se funzionerà. Allora, cosa ci vuole dire di questo colosso dell'ingegneria? Qualcuno dice funzionerà, non funzionerà? Lei che a quanto che avevamo capito se ne intende qualcosa, vuole spiegarmi per piacere cosa che succederà con questo, con questi 7 miliardi sul fondo che avevamo? Ma dei 7 miliardi non so niente, perché non ho seguito assolutamente niente delle contabilità dei lavori. E anche del progetto so poco, so quello che sa l'uomo comune. So professionalmente io qualcosa e mi sento anche di esprimere qualche modesto giudizio, però non è che io so e gli altri non sanno, sono uno dei tanti. Io volevo chiedere alla regia se può mandare l'immagine 7, che è proprio uno schemino facile da comprendere, su cui possiamo fare qualche breve commento. Arriva subito. Eccolo qua. Allora, questo aggeggio qui, lo chiamo aggeggio, potrei vederlo da tre punti di vista, cioè l'aspetto ambientale, l'aspetto idraulico e l'aspetto meccanico. Per farla breve, l'aspetto ambientale è un'opera scomparsa, cioè quando non funziona non si vede, a parte le estremità dove ci sono delle belle costruzioni, calcestruzzo armato, molto evidenti, però lui come barriera scompare, non c'è. Quindi ambientalmente è un'opera apprezzabile, è una buona idea. Dal punto di vista idraulico c'è qualche dubbio secondo me, nel senso che il cassone dove viene pompata aria e quindi lui si solleva perché galleggia, anche questo ci sta. Certo che è un limite. Il limite, se non vado errato, è 180 centimetri sul livello medio del mare, il livello medio del mare di cui parlavamo prima della Punta della Salute. 180 centimetri sono troppi o sono pochi? Diciamo che potevano essere sufficienti fino a un po' di anni fa, adesso forse non lo sono più, perché abbiamo visto che vengono superati. Non solo vengono superati, ma il moto ondoso che entra lo superano. I 180 centimetri, cioè il moto ondoso è qualcosa che oscilla. E dal punto di vista idraulico c'è anche un'altra manchevolezza, secondo me, che io chiamo dosaggio del flusso, ma mi spiego meglio fra poco, perché adesso volevo soffermarmi su un altro punto, che è quello secondo me invece più insufficiente, cioè l'aspetto meccanico. Allora, rimettendo di nuovo l'immagine un attimo, tutto funziona su una base di una cerniera, ogni elemento è incernierato, ma la cerniera dov'è? Sul fondo. Allora immaginiamo che la corrente di marea che entra e esce sia ore cala, sia ore cresce, dice Marco Paolini, no, tutti lo dicono a Venezia. Quattro volte al giorno c'è uno spostamento di materiale solido sul fondo,
perché il flusso nel canale di accesso alla laguna, nei tre canali di accesso, viaggia intorno a un nodo e mezzo di velocità dell'acqua, sufficiente tranquillamente a spostare la sabbia e i sedimenti del fondo. Quindi praticamente c'è come una mano gigantesca di Dio, no, che ogni 6 ore carteggia la superficie di questi panconi sotto. E questo materiale solido va ovviamente a infilarsi nel punto più profondo, che è la cerniera. Allora io mi chiedo, dal punto di vista meccanico, bisogna fare manutenzione, cioè bisogna tenerlo pulito, ovvio, abbiamo sentito anche dei costi astronomici per mantenerlo pulito, ma mi chiedo, io come uomo della strada, non come ingegnere, come uomo della strada, mi chiedo, ma tutta questa settantina e più di panconi, di cassone posizionati a fianco all'altro, la manutenzione della cerniera di ogni cassone viene fatta simultaneamente e proprio prima di novembre, dove in genere arrivano le grosse perturbazioni di sirocco, o è possibile che nel momento in cui pompo l'aria si alzi un pancone, uno si alzi a metà, uno a tre quarti, cioè ci siano questi sfasamenti nel funzionamento? È un dubbio che ho ed è anche molto grosso. Allora, l'ingegnere Alberto Scotti, progettista dighe mobili per salvare Venezia dall'acqua alta, dice: sarebbe stata una follia alzare le dighe mobili perché nel 6% dei lavori mancanti ci sono 2 dei 3 compressori che devono alzare le paratie del MOSE, modulo sperimentale elettromeccanico, e gli impianti di condizionamento delle gallerie, perché laggiù in zona umida ci sono i quadri di comando e servono il lavoro per rendere le camere stagne. L'ingegnere Roberto Linetti, provveditore alle opere pubbliche, da settembre in pensione, non approvava il pagamento di opere sbagliate, rispettava le regole, ma così si apriva il contenzioso con le aziende, che tra l'altro non ci sono più, e il MOSE si fermava. Io adesso mi rivolgo a un veneziano, che è qua, che ha preso il posto di un'altra persona, che gliel'ha lasciato volentieri, che è Rinaldo Marchi, il quale mi ha chiamato a Sveglia Veneti in diretta e mi ha detto: «Venio mi spiegare qualcosa che forse ho capito più di qualcun altro». Allora, Rinaldo Marchi, perché è qui questa sera? Allora, innanzitutto mi sono veneziano, che lavora 60 anni con l'acqua alta, non un giorno, 60, lavoravo con le barche. Dopo di tutto che voglio ben Venezia e voglio che resta Venezia, anche per non per me solo, per me ne voglio, per i nevodi di tutti, per i fiori di fiori. Perché Venezia non è una cittadina come è la capitale del mondo per me, perché Venezia non si fa lustro quando che viene il Pink Floyd Venezia, è il Pink Floyd che si fa lustro, perché gli altri non abbiamo bisogno di niente, basta andare fuori in CAE e ti dà il mondo, perché ti dà arte, ti dà tutto, non manca niente. Va bene. Dopodiché, va bene, il MOSE, se ne muove sta qui bode scampai. Ma come viene visto dai veneziani al MOSE, Rinaldo? Come l'ha presa in giro, no? Perché, parliamo, se lo capisco, devo 30 anni per metterlo in piedi, altri 30 per farlo funzionare, non ha valore. I conti non tornano. In Cina, avevi visto l'ultima notizia, hanno fatto un ponte, non so da quanti chilometri, va bene, un giorno, va bene, c'era miele di persone, ma e ha fatto tutto. Ecco qua il MOSE, stiamo vedendo. Ecco qua cosa ha visto che possa intanto, se alzi 1,80 m, se viene una sessa, un'acqua alta da 2 metri, cosa fa? Stati 2 metri che viene a chi guida? Non li tiene tutti, no? Giustamente come che dice l'ingegnere sulle previsioni che fanno, speriamo di no. Hai capallacciato su ingegnere? Chiarissimo, ha detto che, come una persona che si rende conto che purtroppo Venezia è così. Ma cosa è successo a Venezia in questi giorni che lei ha vissuto, Rinaldo? Beh, è sirocco, non c'è altro che tutti che spiega. È una sessione, ora è a casa, si ora cresce l'acqua. Però quando che doveva lì a casa, che è in piena, davanti il sirocco, che si chiama la sessa, e la butta dentro, no? Con una potenza che l'acqua non è più fuori, è lì fuori dai gattoli. Che c'è dappertutto a Venezia, no? E l'acqua lì in su, ma neanche l'acqua alta che avevamo 100 volte all'anno, manco. No, l'acqua grande, perché l'acqua grande è un'altra roba, ma l'acqua alta. L'acqua grande, nel 60 sì, quando che veniva
e 66 io ero a Rialto, Gero di Gaco qua a Barca, a Rialto. Sono andato a smontare per bere un caffè, sul giro di 20 minuti avevo la barca piccata così, se non correvo e con un coltello da fondo tagliare le cime, ti ribaltavi tutto. Voglio dire, dopo è disgrazia che succede, no? Non cioè la natura ogni tanto attorno. Sì, no, che sia previsione dell'acqua alta, però non sa. Perché dopo i veneziani gli capisce. Quando così sciroccal, che l'acqua viene su e gli guarda ancora al tempo, gli capisce che è in alta. I se ne intende, insomma, sti veneziani, vive a... Non corre a sirena. I sa. Però la sirena che sempre aiuta. E dopo cosa vuol fare? Il sistema di Venezia è questo, no? Bisogna trovare un sistema, ma non c'è colpa del sindaco, degli assessori. No, non c'è, è Venezia, è fatta così. E poi una volta Venezia che aveva tutti questi problemi e li risolveva al magistrato delle acque, che era l'autorità più importante, esatto, di Venezia del Cinquecento. Adesso dove io? Dove non ti ha mai sentito parlare? Io domando a chi? Io, come no? Una figura che, importantissima. Era Roma importantissima. E che sapeva? Beh, purtroppo. Ma che legato alle isole del sindaco Brugnaro. Cosa dice dopo aver sentito e dopo aver visto le immagini? Sì, condivido innanzitutto appunto quello che è stato detto prima dai signori. Per quanto riguarda il Mose, sinceramente, senza guardare il passato, io penso che adesso sia il momento di far finire quest'opera. Purtroppo è stata una vergogna come è stata gestita, abbiamo visto tutti, hanno fatto quello che non si doveva fare. Però adesso bisogna fare in modo che quest'opera c'è, bisogna finirla, bisogna metterla in atto, però serve anche da parte del ex magistrato delle acque, come diceva prima il signore, ora provveditorato delle opere pubbliche, serve un dialogo con il Comune di Venezia, perché a volte il Comune di Venezia non è neanche informato di quello che succede, purtroppo. Quindi serve da parte dello Stato, da parte del provveditorato opere pubbliche ex magistrato, un dialogo appunto e una gestione per quanto riguarda questo Mose. Se no purtroppo rischiamo qua di stare altri 30 anni a parlare e l'opera rimane incompiuta. A mio avviso, io non sono un esperto per carità, perché quando l'hanno progettato dovevo ancora nascere forse, però a mio avviso il fatto è molto grave e tutti questi anni lasciare quei cassoni lì sotto, dove purtroppo serve tanta manutenzione, dove purtroppo l'acqua salata corrode, secondo me ci saranno seri problemi. Però ripeto, adesso è arrivato il momento di essere costruttivi e di fare in modo di farlo funzionare. E colgo l'occasione, visto che sono appunto in questa trasmissione, per dire che servono anche però a mare, servono anche le opere complementari, cioè il ripascimento delle spiagge, sia del Lido, Alberoni, Pellestrina, Calomassa, Pietrinvolta, perché dopo 20 anni che hanno costruito queste spiagge lì a Pellestrina, per esempio, bisogna anche fare un ripascimento, cioè buttare ancora sabbia, fare in modo che alleggerisca e che faccia un po' di impatto. Oltre che alle dighe che ci sono sia a Pellestrina, sia a Pietrinvolta, ma anche a Rito di Venezia. Quindi bisogna un po' rinforzare queste dighe e questo arenile, perché alla fin fine, che cos'è? Concludo. Lido e Pellestrina, soprattutto Pellestrina che è ancora più esposta al mare, è un po' la salvezza di Venezia. Se quest'isola con queste maneggiate purtroppo non regge, alla fin fine è a rischio anche Venezia, è a rischio anche Piazza San Marco, e gli esperti appunto lo sanno questi. Quindi bisogna stare attenti, bisogna investire soprattutto su queste opere complementari e soprattutto, come dicevo prima, ascoltare le persone locali, ascoltare anche il semplice pescatore che se ne intende, che può dare consigli utili agli ingegneri, che purtroppo abbiamo visto che gli ingegneri fino adesso hanno sbagliato tutto, dalle opere grandi alle opere piccole. Serve un dialogo, quindi un passo indietro da parte di tutti, con la speranza appunto che funzioni. Sindaco Codognotto, e lei cosa vuole dire, Presidente anche dei sindaci, guardando questa opera e sentendo Rinaldo che dice in Cina su un giorno gli fa un ponte non so quanto lungo e noi altri per 30 anni, aspetta dopo facciamo. Prego, Sindaco Codognotto. Beh, diciamo che non sono un tecnico, quindi non oso dire nulla rispetto a questo. Quello che posso dire anch'io da cittadino, come diceva l'ingegnere del nuovo comune, è che questo che doveva essere un orgoglio un po' per il Veneto, in realtà è diventato proprio il nostro ironico, ci distingue in maniera negativa sotto ogni punto di vista, per il tempo passato, per i soldi spesi e per tutto quello che i soldi hanno comportato in quest'opera. Che una delle più grandi corruzioni italiane. Esattamente. E con alla fine il fatto che non è nemmeno finita. E con il rischio
che qualora fosse finita è insufficiente per le nuove, le nuovi eventi legati anche ai cambiamenti climatici. È un po' il discorso che le facevo prima. Noi un'opera pensata ad esempio per il fiume Tagliamento, questo straordinario fiume alpino però che i romani chiamavano Rapax, quindi rapace, ruento, forte, violento, mai iniziate, con studi che dicono di farle, e qui invece iniziate, ma che siamo arrivati allo stesso punto perché ancora non sono in funzione. Tecnicamente io ripeto, non so dire, però se ha una bontà quest'opera, secondo me, è che almeno non la vedo come un'opera rigida, ad esempio. Sulle nostre coste, ad esempio verso il Veneto orientale, abbiamo appurato che le opere rigide non sono una soluzione. Questa almeno non lo è, nel senso che è mobile e riesce a contrastare la marea, no, solo quando serve. Dovrebbe essere mobile, perché è ancora da vederla in funzione, sindaco. Dovrebbe essere mobile, che la diventa rigida perché siamo fritti tutti. Ingegnere, cosa risponde al sindaco che dice: io ho fiducia, dobbiamo finirla e vedremo cosa succederà? Lei che opinione si è fatto e cosa ne pensa di questo MOSE? Ormai siamo arrivati a un punto tale che bisogna finirla, sì. Con tutte le riserve del caso che abbiamo già detto tutti. Io avrei un'altra immagine, se posso esprimerla modestamente, non è che voglio dare soluzioni, ma questo discorso della mobilità, sì, è vero, è interessante. La mobilità può essere fatta anche in altri modi, certo. Però. Magari l'immagine 8... E se poi riusciamo l'immagine, a mandare l'immagine 8... E poi l'immagine 9 non ci starebbe 9. Male. Ecco qua. Fine 1400, questo signore lo conosciamo tutti, genio compreso all'epoca, forse adesso meno compreso, ha inventato con l'immagine successiva le porte vinciane. Ora, quella a sinistra è fatta da lui, progettata da lui, mi pare di aver colto così, quella di destra invece è dei giorni nostri. Le porte vinciane sono qualcosa di plastico, di mobile, no? Ora uno dice, ma se tu mi vuoi fare chiudere le bocche di porto con le porte vinciane, devo fare un sacco di pilastri che chiudono le imboccature del porto, di Lido, del porto di Malamocco, e quindi l'immagine successiva, per piacere regia, e quindi queste qua come farebbero a passare? Ma e chi ha detto che devono passare? Cioè, Venezia ha vissuto un sacco di secoli senza questi affari qua, no? E dal punto di vista... dell'introito, Venezia non ha bisogno di questi affari per vivere di turismo. Le porte vinciane, al di là del passaggio o meno delle grandi navi, costituirebbero anche una cosa, secondo me, molto molto vantaggiosa dal punto di vista idraulico, e cioè io potrei dosare con queste, cosa che non posso fare col Mose, l'ingresso dell'acqua in laguna, e potrei fare in modo, un ingegnere idraulico qualsiasi lo sa fare benissimo, potrei fare in modo di sfasare l'ingresso dell'acqua in laguna rispetto all'onda di marea. Cioè, mi spiego meglio, se dopo 6 ore c'è il massimo di marea e io tramite le porte vinciane riesco a far entrare l'acqua di marea dopo 9 ore, mi coincide già con la discesa col minimo. Non solo, ma potrei anche su qualche porta vinciana metterci una centrale elettrica. Ci sono nell'Europa le centrali elettriche a marea che producono energia con l'alta e bassa marea. Sono fantasie, sono cose realizzabili, ormai no, perché c'è il Mose, bisogna finire il Mose, però magari i nostri figli, i nostri nipoti, chi lo sa, se il Mose si suggerisce prima, potrebbero anche pensarci. Rinaldo. Mirella è una... anche le grandi navi, si volesse farle andare a Fusina, è una casata, perché è Fusina, non si, è un canaletto, non si, tanto bisogna scavarlo, come San Lorenzo, chi ha fatto quel popò del canale, del petrolio, c'è tutta l'acqua che viene dentro, che prima non c'era. Si dovesse scavare i canali per le navi, se adesso ne viene 10 litri, per dirte, dopo ne viene 50, capito? E una volta le navi, quando che era grande, e stava fuori in radar, fuori, a San Lorenzo, fuori in mare. Cos'è che sto? Le faceva l'inchia a San Marco, le faceva l'inchia a San Marco, arrivava, no? Arrivava e nave della guerra nel 40, nel 50 San Marco, e dopo, ma grandi navi, che era la costa con poche, che aveva barche da 40, 50 mila. Ma da era Rinaldo, secondo io, c'è da fare un passo in drio? No, non serve fare un passo in drio. No. E si ferma fuori, con le lance, li porta a Venezia
e basta del suo problema. L'ingegnere dice che va bene. Ma non è da venire, per forza, a Venezia, cosa fa? Anzi, io che fosse venire a Venezia con me in barca, col Caigo, mi partivo alla Mestre, andando in Lido, che mettevo tre ore con quando che mi andava bene. Senza le volte che mi perdevo, e dopo andare a Lido, che c'è una campana che ti segna il canale per andare a Lido. E ora quando mi perdevo, che ero San Servo, mi perdevo, stuavo il motore e sentivo, andavo in cerca della campana. E con E ora cosa si vuol dire Rinaldo stasera qua in Veneta? Si rivolga a quei telecamere. Voglio dire che grande nave può star fuori, ma nemmeno stesso qualsiasi grande nave, perché non c'è vero che tutti gli scheri delle grandi navi resta a Venezia o cosa. È l'80% va fuori a Venezia, perché i paroni e cose, tutti fuori. I paga le tasse fuori, cosa ne interessa agli altri. È un turista che vuole venire a Venezia e poi venire finché il vol, anche nuovo se vuoi. Ma la grande nave cosa ti viene a fare? Perché ti piace vedere e a cupola... Gli appartamenti, i vari piani. Ingegnere? No, semplicemente ha detto quello che stavo per dire io dopo. Ecco. Cioè il termine del passeggeri, il Mose, basta. E avanti e deriva, pure ti porta qui. Fine. Così, allora, delegato del sindaco Brugnaro. Allora, pensiamo a questo. Legge speciale per Venezia da rifinanziare. L'ha detto l'importante figura di Maria... Casellatti, Alberti, che aveva sento nomi, chissà che uno che indoviniamo, ma cosa vuol dire rifinanziare? Perché mi sento rifinanziare. Ma chi parla, ma dopo sto rifinanziamento, quando rivio, dove rivio, chi controlla tutti questi soldi? Delegato. Sì, mi piace anche se è delegato adesso, sì. Adesso che avevamo il delegato, sì. Prego delegato. Sì. Ci auguriamo appunto che ci sia questa possibilità, cioè di avere dei fondi speciali per Venezia, che sono venuti a mancare purtroppo negli ultimi anni, causa anche purtroppo i lavori del Mose, e troppi fondi concentrati con questi lavori che non hanno funzionato e quindi ne ha rimesso la città di Venezia, mancando poi la legge speciale per le giovani coppie, mancando la possibilità di restaurare le case di tutti quanti i veneziani, il centro storico e delle isole, e purtroppo questo è stato un progetto sbagliato. Noi ci auguriamo che adesso, come dicevo all'inizio della trasmissione, e vi ringrazio anche per questa possibilità di smuovere l'opinione pubblica, di parlare, ci auguriamo... Di capire più che altro, e vorremmo anche capire soldi dove chi va a finirla sempre. Sì. Che adesso che ne arriverà tanti, speriamo bene. Adesso ci auguriamo appunto che arrivino i fondi appunto per la legge speciale che c'è bisogno per Venezia, che da molti anni mancava, e come si diceva prima ci auguriamo anche che vengano spesi bene e quindi fatti i lavori che servono quelli per gli abitanti, ma anche per quanto riguarda le difese a mare, per quanto riguarda le isole della Laguna, perché ricordo il territorio veneziano è molto fragile, sia Venezia centro storico e tutte le isole della Laguna Nord, Burano, Murano, Torcello, Laguna Sud, Pellestrina e Lido di Venezia hanno bisogno di manutenzione. Il comune non può farcela da solo, quindi serve appunto la legge speciale. Ci auguriamo a tutti quanti che arrivi e che vengano fatti di buoni lavori. Ingegnere, competenze della città metropolitana, sottosegretario Andrea Martelli. Io ho ancora da capire, città metropolitana, ma funziona, parte, state discutendo, lei sa qualcosa, ingegnere? Una pratica in corso non intestata a me, che è stata visionata dalla città metropolitana di Venezia, e è tornata indietro una risposta che non aveva nulla a che fare con la ricezione. Altre esperienze non ne ho. Avete capito? È tutto così. Allora, a questo momento, in questo preciso istante, noi invece sappiamo dove vanno i soldi, i nostri soldi e i vostri soldi. Questa settimana noi non diamo l'assegno, siamo andati a prendere un assegno. Latterie Vicentine, guardiamo il servizio. Come mai le Latterie Vicentine hanno deciso di darsi alla solidarietà? Allora, un momento di fatto che nasce da qualche anno, nel senso che da più di qualche anno la nostra azienda ha deciso, in occasione della festa di fine settembre, generalmente della festa della transumanza, di coniugare di fatto il momento della festa anche con un momento di solidarietà. La solidarietà, la cifra che oggi abbiamo donato, nasce dalla vendita della forma gigante che
produciamo per la nostra festa, e di fatto insomma l'importo abbiamo deciso da qualche anno di destinarlo a chi ne ha di bisogno. Quest'anno abbiamo deciso di premiare voi, e la cosa insomma ci è piaciuta, anche perché visibilmente abbiamo visto che l'intervento che di solito si fa insomma è anche testimoniato dalla consegna, insomma abbiamo visto nel corso del tempo insomma che la cosa è una cosa vera. Ecco, la cosa ci è piaciuta. E ci piace, tra le altre cose, destinare insomma, dei piccoli fondi per il nostro territorio che noi rappresentiamo, perché ricordo che la nostra azienda raccoglie il latte solo in provincia di Vicenza, sconfiniamo leggermente su Padova e su Verona, però di fatto è un'azienda del territorio vicentino. Ringraziamo il presidente Moccelin di Latterie Vicentine per questa donazione per noi importante. Ovviamente ringraziamo anche gli associati di Latterie Vicentine. Con questo contributo noi acquisteremo dei frigoriferi per l'Emporio Solidale, che apriremo a Due Ville, il primo emporio della provincia di Vicenza, che sarà dedicato a persone che hanno bisogno. Queste persone accederanno all'emporio tramite i servizi sociali del comune di Due Ville, con il quale collaboriamo. È un progetto importante e ambizioso, perché le persone potranno fare la spesa e potranno acquistare i prodotti che ci saranno negli scaffali, appunto, del nostro market solidale. È importante perché non saranno esposti in euro i prodotti, ma in punti. Queste famiglie riceveranno un punteggio mensile che permetterà loro di fare la spesa. E è un progetto inoltre che investe su possibilità di creare opportunità di lavoro e opportunità di volontariato. Infatti l'Emporio sarà gestito principalmente da volontari. Scherzosamente auguriamo un grande insuccesso, che nessuno abbia bisogno, ma purtroppo, ragazzi, avrete la coda davanti, mi spiace. Io colgo anch'io l'occasione per ringraziare, a nome dei Veneti Schiacciati, le Latterie, una grande azienda del territorio che sta dando un bel esempio di solidarietà, perché tutti hanno bisogno di tutti, e un'azienda non è un'isola, come si dice, ma appartiene al territorio e il territorio gli appartiene. Ricchi e poveri. Io ringrazio tantissimo il presidente Alessandro Moccelin di Latterie Vicentine per questo importante contributo, 2000 euro. Avete visto, anche un'altra associazione ha avuto questo contributo. Sono molto contenta e molto orgogliosa di rappresentare come presidente i Veneti Schiacciati dalla crisi. Però, anche se non vi faremo vedere quello che io veramente ho dato, perché è una situazione delicatissima, con 5 bambini piccolissimi che noi questa settimana abbiamo aiutato, però voi state vedendo le immagini, tanti bambini che voi avete aiutato e che continuiamo ad aiutare. Questa settimana la cosa è talmente delicata che quando noi vediamo questi bambini, vediamo tutti i bambini che abbiamo aiutato e che continuiamo ad aiutare. Perciò grazie, grazie di cuore da Mirella Tuzzato, da tutti quei bambini che grazie a voi riescono a respirare. Le situazioni sono drammatiche e io penso che se non ci fosse questo volontariato, questa solidarietà, quanti bambini forse avremmo perso o perderemo. Chapeau, grande famiglia di Rete Veneta. Dopo aver visto queste immagini struggenti di questi bambini, io ritornerei invece con l'avvocato che è rientrato in studio, perché lui voleva dire qualcosa sul MOSE. Cosa vuole dire, avvocato, su questo colosso che ancora non avevamo mia capito bene? Abbiamo molti dubbi, tanti schei, ma molti dubbi anche. Guardi, secondo quello che dicevano i nostri padri, io dovrei star zitto, come credo il 99,999% di chi parla di Mose. Da quel poco che ho avuto modo di vedere, anche per ragioni ahimè professionali, c'è uno sgravio di responsabilità a rimbalzo, cioè a dire: non funziona, beh, allora vuol dire che è colpa del progettista. Il progettista dice no, è colpa dell'impresa. L'impresa dice no, è colpa di chi mi ha fornito il materiale. Chi mi ha fornito il materiale non si sa a chi va a prendersela. Poi diciamo è colpa della corruzione. Allora arriva la magistratura, tutto fermo 5 anni. Benissimo. Allora, signori miei, è il sistema paese che non funziona, non è il MOSE in sé. Noi dobbiamo parlare di sistema paese.
Questo è il sistema paese, che non riguarda solo Venezia, ma riguarda la nazione intera. Io, sinceramente, quando ho letto uno spezzone del Gazzettino dove si dice ai veneti volete l'autonomia, allora negate, mi è venuta veramente la pelle d'oca, perché a questo punto, benissimo, io so nuotare, per cui se fosse per me, io l'autonomia me la prendo volentieri e nuoto in mezzo alle pantegane. Questo perché noi veneti abbiamo un orgoglio e una dignità che è stato messo a dura prova al di là del Mose. Quello che a me dà più fastidio è che il Veneto e i veneziani e i veneti vengano visti come coloro che non sanno gestire le opere pubbliche, coloro che rubano, coloro che ne fanno peggio di Bertoldo. Oddio, oddio, avvocato, oddio. Fermi tutti. Non è solo questo, perché, attenzione, è un'opera, d'accordo, finanziata con i denari di tutti, ma bisogna vedere anche chi li ha gestiti questi denari. Non è che l'hanno gestiti solo i veneti, Cioè, facciamo i 35 arresti se veneti, benissimo, avvocato. Perfetto. Allora, perché nemmeno Roma, ma i 35 arresti detto se questo, veneti. Siccome in Italia non paga mai nessuno, benissimo, allora bisogna che anche i professionisti, io per primo, va bene, risponda di quello che faccio. Perché se io il ponte di Calatrava, va bene, ti ho pagato un progetto che doveva costare 10, mi costa 20, ed è anche sbagliato per vari problemi, hai un'assicurazione, invoca la tua assicurazione, se no ti vengo e ti prendo la casa. Lei ha citato prima l'ingegner Scotti, benissimo. Allora, non è solo colpa sua, per carità, per l'amor del cielo, ma entriamo nel merito. È un'opera che mi si dice essere un'opera di assoluta novità, giusto? Bene, allora i tre punti sono, mi corregga se sbaglio, quello ambientale, e lì mi sta benissimo, non si vede niente, siamo tutti contenti, che bello, che bello. Secondo, idraulico, e già lì qualche buco c'è, non c'è solo qualche buco, ma qualche, diciamo, falla. Ma su quello meccanico, porco demonio, scusatemi perché io dopo mi arrabbio, perché io sono veneziano nel cuore, nell'anima. Non pensate, non avete vissuto, avete vissuto in laguna, l'avete vista la laguna, ci avete vogato in laguna, non potete pensare che una marea che fa un dente di 2 metri, 1,5 metri, che va e che viene, non porti dentro un sedimento. Domandalo neanche al pescatore, a una remiera qualsiasi. Anche a remiera, avvocato, glielo prometto. Ma qui sarebbe giusto che finalmente anche i professionisti che progettano e mettono in essere delle opere pubbliche, così come gli avvocati che fanno da consulenti a certi contratti, e qui mi taccio perché abbiamo un esempio in Italia in questo momento che è abbastanza delicato, rispondano della loro professionalità e delle loro colpe. Sindaco, questa è la realtà. Allora, rispondano della loro gravità, di quello che hanno fatto, di queste opere che, sentendo quello che ho letto, questo grosso dirigente diceva non bisogna pagare se un'opera è sbagliata e non funziona. Qua invece paghiamo di più, più sbagliate se e più paghiamo. Siccome che c'è anche soldi nostri, sindaco, vorremmo anche capire che se ora che affinimo e che facciamo le opere ordinarie che dicevamo prima. Lei cosa si sentirebbe di chiedere questa sera, dopo tutta questa tragedia immane e chissà cosa arriverà in futuro, per essere un po' più sicura? Cosa chiederebbe al governo? Beh, intanto che non siamo tutti così, si diceva prima. Ci sono delle opere fatte bene, delle opere che costano, addirittura dei ribassi d'asta, abbiamo fatto altre opere con i soldi corretti, quelli del capitolato. E di questi esempi, per fortuna, ce ne sono tantissimi. Quello che mi sento di dire, però, se mi permette, prego, signora, ed è motivo anche uno dei motivi per cui sono qui, è che anche tutto il litorale veneto ha subito dei gravissimi danni, ma danni enormi. Guardiamo le immagini di Bibione, ecco, intanto, prima Bibione, abbiamo visto Jesolo. Ecco, Jesolo, benissimo, fino a Porto Tolle noi abbiamo una spiaggia che per metà sparita, cioè sparito la nostra economia,
solo di Bibione stiamo parlando di 150.000 metri cubi da riportare, ormai abbiamo i sottoservizi che sono esplosi, le fibre ottiche che sono sopra le onde. Pensate cosa ha fatto la natura. Esatto, ed erano circa un metro sotto al piano dove ci si mette con lo sdraio. D'accordo, parliamo di cose fatte male, ma qui tutti avevano fatto bene il loro lavoro, qui la natura è arrivata arrabbiata, è arrivata più volte in pochi giorni e adesso noi dobbiamo darci da fare per avere una stagione prossima già pronta. Allora approfitto di questa TV e vi ringrazio anche per la cortese invito che mi è stato fatto. Noi adesso chiediamo, certo oggi il governatore Zaia che era a Bibione in visita, sì, oltre ad Alleghe sul Polesine, che ringrazio anche pubblicamente, con l'assessore della protezione civile Botacin, ci ha detto che chiederemo lo stato di calamità naturale, quindi che c'è il percorso sicuramente già aperto per questo. Però c'è una cosa a proposito di Veneti schiacciati. Il mio comune, con il comune di Cortina, ha un prelievo dell'IMU ulteriore, oltre a quello normale, di 5 milioni e mezzo, perché vengono computate le seconde case. Questi soldi vengono atterrati in altri comuni, in Italia, dove le seconde case non ci sono. Senza considerare che per mantenere quelle seconde case abbiamo bisogno di sottoservizi, di fognature, di strade, eccetera, eccetera. Questo non ci viene affatto considerato. Pensi che Cortina viene fatto un prelievo forzato di 6 milioni di euro a Cortina e noi siamo secondo in regione 5 milioni e mezzo di euro. Allora chiediamo allo Stato se c'è ancora un senso di Stato e di solidarietà istituzionale, che ci vengono lasciate per un anno o due queste risorse, non l'IMU normale, che quello viene già preso, non sto parlando di quello, delle attività produttive, stiamo parlando di quello ulteriore, e che ci venga lasciato per un anno o due anche i canoni demaniali a quei concessionari che adesso devono ripristinarsi i chioschi, le spiagge, le passeggiate a mare, i pontili e tutto quanto. Mi pare una richiesta sensata, non chiediamo nemmeno altri soldi, chiediamo che ci vengano lasciati i nostri per poter continuare a fare economia e dare lavoro e appunto stare sul mercato internazionale come siamo abituati a fare, perché insieme la costa veneta rappresenta 30 milioni di presenze turistiche. Sindaco, mi scusi se glielo dico a lei, ma in generale, non è che abbiamo costruito anche troppo oltre il limite che si poteva costruire. Noi vediamo alberghi, poi vediamo piscine, poi vediamo chioschi, forse vediamo un po' di spiaggia, forse. Non sarebbe il caso di tornare un po' indietro, Sindaco, di rivedere un po' anche questa balneazione, perché veramente facciamo fatica ormai. Abbiamo i piedi con i piedi, siamo appiccicati come sardine. Il sole alle 3 del pomeriggio non lo vedi più, sparisce, e sono le 15. Ecco, se deve essere alle 3 di notte, infatti, perché non vedi più niente. Cioè, queste mega costruzioni su un ambiente che era di un'armonia unica. Avevamo queste casette, queste villette, ecco, che erano... i turisti venivano per quello. Ma perché dobbiamo sempre rovinare tutto? Dobbiamo copiare l'America e i centri commerciali, quando avevamo dei centri storici meravigliosi e non si è fatto niente per far creare le strutture, le infrastrutture, perché questi centri storici vivessero. Abbiamo queste spiagge che ormai non senti il profumo più di niente, non c'è più profumo di mare, di pino. Ma cosa sta succedendo? Anche voi vi ponete queste domande. Io mi domando delle volte, ma perché la gente va tutta in Jugoslavia? Perché forse in Jugoslavia senti il profumo del pino, vedi più mare, più spiaggia. Cosa sta succedendo a noi? Abbiamo in linea un'eminenza, ma veramente un'eminenza, che io sono orgogliosa, anzi sono emozionata di parlare con lui, è il professor Del Pauso. Buonasera professore, grazie per questa diretta telefonica, professore Del Pauso. Buonasera a lei, ma non sono un'eminenza, sono una persona. Professore, qui vicino a me c'è una persona che vorrebbe salutarla, è l'ingegner Marco Scarpa. Prego ingegnere, saluti il professor Del Pauso. È una gioia professore. Io l'ho seguito le sue lezioni quando era, se non sbaglio, assistente del professor Augusto Ghetti. Ah,
Tanto tempo fa. Sì, un po' di tempo fa. È una gioia perché, di lei ho dei ricordi bellissimi. Ah, ero anche giovane, ma ho dei ricordi bellissimi. E mi dispiace, creda di cuore, mi dispiace sentire, qualche volta ho sentito i suoi appelli al mondo della politica, purtroppo spesso inascoltati. Questo è stato proprio un dolore che mi ha accompagnato in questi anni. Professore, insomma, cosa ci racconta stasera, dopo queste tragedie immani che abbiamo visto, questa gente disperata e questa una parte della politica sorda, ottusa, anche un po' arrogante? Cosa possiamo fare per far capire che abbiamo bisogno di opere ordinarie, che non ce la facciamo più? Beh, insomma, se lei si riferisce a Venezia, direi che quello che è capitato non si poteva evitare se non avendo la possibilità di chiudere le bocche di porto. Però l'opera che hanno realizzato, questo ancora non lo consente. Io sono stato sempre abbastanza critico nei riguardi della soluzione ingegneristica che hanno adottato, ma devo a questo punto dire che spero che riescano ad andare alla fine di quest'opera, anche se poi i problemi, tutti i problemi, soprattutto quelli che si presenteranno in prospettiva, non saranno risolti, perché in prospettiva con l'innalzamento del livello medio del mare di cui si parla, e che le previsioni indicano su valori veramente importanti, perché si parla di 50-70 centimetri su base secolare, ed è tutto questo renderà impossibile raggiungere contemporaneamente gli obiettivi che il progettista di questo di quest'opera indicava nel momento in cui premeva per dare il via alla realizzazione del suo progetto, ovvero difendere i centri storici dalle acque alte, salvaguardare l'ecosistema lagunare e anche garantire la portualità. Sono tre obiettivi che in prospettiva noi non potremo perseguire contemporaneamente. Dovremmo necessariamente scegliere dove andare, difenderci dalle acque alte oppure non rovinare l'ambiente, l'ecosistema lagunare, oppure non pregiudicare la portualità. Tutto questo credo che sarà quello che ci aspetterà in prospettiva futura, semmai quest'opera sarà messa in grado di funzionare, perché anche qua ci sono tanti punti interrogativi. Ma il suo punto qual è? Il suo punto di vista su questo colosso che non abbiamo ancora capito se funzionerà e quando, se funzionerà, servirà? Se riusciranno a terminarlo in situazioni come quelle che si sono presentate nei giorni passati, sicuramente l'opera potrà difendere efficacemente dall'acqua alta i centri lagunari. Ma ci sono appunto dei punti interrogativi. Il primo grosso punto interrogativo è quello se riusciremo a porre rimedio ai problemi che ancora impediscono all'opera di funzionare. Il secondo punto è quello se riusciremo a sostenere gli oneri finanziari che servono per mantenere quest'opera e per gestirla, perché si parla di 100 e più milioni di euro all'anno. Il terzo punto è quello a cui ho già accennato, cioè quali saranno le modificazioni delle condizioni al contorno che si presenteranno se varranno le previsioni di innalzamento del livello medio del mare di cui parla un organismo internazionale molto autorevole, l'IPCC, però credo che ne parli inascoltato in definitiva. Professore, io mi ricordo una sera con lei a Focus, quando lei ha detto: io lo avevo previsto, lo avevo detto, ma non mi hanno ascoltato.
Perché la politica non ascolta quelli che sa, quelli che sanno parlare, che sanno il tema che affrontano, ma soprattutto potrebbero anche migliorare la situazione? Perché è così ottusa e arrogante questa politica rispetto a voi che sapete e che non vi vediamo nei posti giusti, nelle poltrone giuste, professore? Cosa c'è che non va per far capire a questi politici che abbiamo bisogno di persone competenti? Ma sa, il male più grande di noi italiani è che ciascuno di noi ama di più fare il mestiere dell'altro che il proprio. E allora questo è il punto sul quale bisogna agire, insomma. Io non sarei assolutamente in grado di occuparmi delle questioni politiche. Ho qualche competenza in un campo ristretto dell'ingegneria, e però bisognerebbe che ciascuno di noi, sto parlando dei tecnici, fosse anche, come dire, un custode geloso della propria indipendenza di giudizio. E invece, in questo mondo in cui, diciamo, da una parte troviamo la politica, dall'altra i portatori di interesse economico e dall'altra ancora i tecnici, queste tre entità, invece di rimanere indipendenti fra di loro, convergono malamente in obiettivi che poi portano a risultati quantomeno opinabili. Io credo che un tecnico, parlo per me, ma parlo credo anche per tutti i tecnici, non dovrebbe mai sottoscrivere una soluzione della quale non condivide l'impostazione, la prospettiva, l'efficienza. E invece per 4 euro sia, come dire, siamo in grado di fletterci, adeguarci e accettare tutto. Questo non va bene. Grazie, grazie professor Dal Paus, veramente prego. Grazie di cuore anche per questa prego. Umiltà, per questo segno di saggezza che lei con questa telefonata molto importante ci ha fatto capire. Io vedevo che il sindaco, grazie ancora professore, buona serata, buonanotte. A lei, buonasera, buon lavoro. Grazie, grazie anche a lei professore. Sindaco, io vedevo che lei annuiva mentre il professor Dal Paus parlava. Quanta saggezza in queste parole, quanta umiltà. Forse è quello che manca una certa politica. Beh, però in questo caso ha detto una cosa straordinariamente importante, l'abbiamo avuto più volte ospite a San Michele a Tagliamento, proprio sul tagliamento, e lì ha detto la cosa più vera. Come dicevo prima, se ci sono 15 studi autorevoli che dicono che bisogna fare una certa cosa, e questo dal 1966, dall'alluvione del 66, lo dicono, e non si fa perché, i tecnici l'hanno detto che va fatta e va fatta in un certo modo, e va fatta per queste ragioni, per avere prospettiva, per dare sicurezza nel futuro, eccetera. Perché non viene fatta? Allora, senza trovare altre cause, che sarebbero troppo severe, raccolgo l'invito nel senso di dire ognuno faccia bene la sua parte, non ci siano interferenze, non ci sia... Io una volta in un consiglio comunale ho usato il termine dittatura idraulica, cioè che si faccia esattamente quello che i tecnici dicono che va bene, basta che il politico dica ma qui, ma lì, ma l'ambiente, cioè, va fatto in questo modo, altrimenti qualcuno deve prendersi poi la responsabilità per aver detto di no. Non è possibile, lo sgravio di responsabilità è uno dei gravi pecche italiane, no? Passare sto cerino, cioè, non si sa mai alla fine chi ce l'ha in mano. C'è il prossimo sindaco, ma l'ha detto l'altro sindaco di fermare il progetto, oppure no, non funziona così. Ognuno al proprio posto faccia le cose che sa fare e si trovi una soluzione per il bene nostro, delle nostre comunità, per il bene futuro. Rispetto alla domanda che mi ha fatto prima, invece, perché si è costruito tanto, perché non c'era ragione per non farlo, no? Prima, adesso ci sono tutte, adesso c'è l'ambiente, adesso c'è la cultura prima nuova, non c'era niente. Adesso c'è una ragazzina che ci sta insegnando come vivere, ad esempio, e non solo quella, molte altre, ma la coscienza
che sta crescendo, una coscienza importante. Nella mia città abbiamo avuto una grande fortuna, guardi a caso, che un vincolo è diventato la grande ricchezza. Il vincolo imposto dal magistrato delle acque a loro, genio civile, non mi ricordo il tempo in cui governavano, che dicevano adesso fate gli alberghi e rispettate almeno 30-40 metri e vi fate la duna di difesa, è stata la grande, per noi la grande fortuna. L'unica spiaggia che ha questa grande profondità. Dopo aver sentito questo, da delegato cosa farà e come opererà? Sì. Delegato alle isole del sindaco Luigi Brugnaro. Innanzitutto vi ringrazio appunto per l'invito in questa trasmissione e per quanto riguarda appunto il tema del MOSE non è la mia materia. Io sono venuto in questa trasmissione per portare testimonianze di quello che è successo in questi giorni nelle isole, a Venezia Centro Storico. Siamo vicini appunto alle famiglie che purtroppo hanno perso tutto. Ci sono migliaia di persone che purtroppo sono viste la casa sotto acqua per 24 ringraziamo ore. Ringraziamo i volontari. Bravissima, ringraziamo i volontari appunto, sia quelli della Prodoco, la Protezione Civile, i pompieri e tutte quelle persone, anche gli studenti che sono arrivati da Verona, da Padova e dalla terraferma e sono ancora lì in zona per aiutare le famiglie che ha bisogno a pulire dal fango e quindi un ringraziamento di cuore a tutti loro. E ci auguriamo tutti quanti adesso di risolvere questo problema dei risarcimenti, visto che il sindaco Brugnaro adesso ha questa delega, insomma, questo commissario, quindi ci auguriamo che perlomeno a Venezia Centro Storico, a Pelestrina e nelle isole ci sia la possibilità di risarcire quelli che sono stati i danni. E noi ce lo auguriamo. E grazie ancora per questa trasmissione, perché ci date la possibilità di portare appunto queste esperienze, di testimoniare che ci sono anche queste piccole isole della Laguna di Venezia, se no sarebbero dimenticate. Mentre grazie a voi riusciamo, in questo caso al Veneto, all'opinione pubblica, testimoniare e far spargere la voce. Grazie di cuore. Ingegner Marco Scarpa, come vuole salutarci? Queste due ore sono volate. Con una vignetta che mi è venuta in mente adesso che hai fatto l'ultima domanda al professor Luigi Del Paos. Io immagino una barca con sopra un ufficiale di rotta che ha la bussola in mano, che è il tecnico, e dice ai vogatori, bisogna andare di là. Allora, se si fa politica, i due vogatori vogano tutti nella stessa direzione, ma se si fa partitica, uno voga di qua e uno voga di là. Ed è quello che succede in Italia da anni. Grazie, ingegnere. Avvocato? Ma io da vogatore non posso che essere d'accordo. Sul problema di prima, il problema fondamentale è che noi abbiamo un governo che dura al massimo un anno e quindi non riusciremo mai ad avere una linea politica che abbia una dignità, perché noi non abbiamo e la perdiamo la dignità così. La dignità della politica deve essere prendere una decisione, qualsiasi governo succeda nel giro di 6 mesi, 2 giorni, 4 giorni, la linea è presa e si va fino in fondo, perché quella è una scelta non solo politica, è una scelta tecnica. Quindi evitiamo di mettere la politica e la magistratura, perché anche questo va detto, nelle scelte tecniche. Questo è fondamentale. Io sono qua per parlare di Pelestrina. Non rovinatemi quell'isola. Non stava a darmi la teca. Non rovinate quell'isola, per carità di Dio, perché quell'isola deve avere un governo che deve decidere cosa vuol fare quell'isola. Io mi rivolgo a tutti gli abitanti dell'isola. Trovatevi, decidete il futuro della vostra isola, ma mi raccomando, non volgarizzatela, non cedete a delle lusinghe che possono arrivare dal facile guadagno. L'esempio di Bibione è molto semplice, c'è stato un investimento che poi si è risolto in un guadagno. Il vantaggio di quell'isola è di poter ancora decidere del proprio futuro. Quindi, col cuore in mano, mi raccomando. Allora, noi invece ci raccomandiamo alla nostra cantante, che canterà una canzone bellissima, dedicata a Venezia, a tutte le famiglie che soffrono, ma anche una parte della buona politica. È una lettera d'amore. Claudia Bianchino. Puoi solo immaginare quello che ho da dire. Il mio carattere mi fa pensare 100, poi parlare. Adesso sono qui seduta e sto a pensare che
vorrei scriverti una lettera, ma non so come iniziare. Sì, lo so che non è un modo originale. Questo mondo corre in fretta ed è in formato digitale, ma una lettera di carta può servire. Non so se poi la spedirò o diventerà canzone. No, certo che lo so, sono timida e un po' tonda, sì, però. E non mi importa se è difficile, se non sarà possibile averti qui vicino a me. Ma io ti scriverò, con questo foglio il cuore tuo conquisterò. Porta pazienza per gli errori, tutto sembrerà più vero proprio adesso che mi manchi tu. Che mi manchi tu. Lettera io ti vorrei spiegare che nel mio cuore è fatto centro, ci sei andato ad abitare. Vorrei scriverti un ti amo incubitale sulle pareti della scuola o su quelle di un giornale, ma è difficile trovare le parole e non ti spiego come facciano i poeti a decantare questa fiamma che mi ette dentro il cuore, sedermi lì vicino a te e poi ridere e scherzare. No, certo che lo so, sono timida e un po' tonda, sì, però. E non mi importa se è difficile, se non sarà possibile averti qui vicino a me. Ma io ti scriverò, con questo foglio il cuore tuo conquisterò. Porta pazienza per gli errori, tutto sembrerà più vero proprio adesso che mi manchi tu. Sfiorare i tuoi capelli con le mani, ma quante sfide ancora, tutte quante da affrontare, con il mio sguardo fisso sul domani. Noi siamo come le onde che si cercano nel mare. No, certo che lo so, sono timida e un po' tonda, sì, però. E non mi importa se è difficile, se non sarà possibile averti qui vicino a me. Ma io ti scriverò, questo foglio il cuore tuo conquisterò. Porta pazienza per gli errori, tutto sembrerà più vero proprio adesso che mi manchi tu. Ma certo che lo so, sono timida e un po' tonda, sì, però. Non mi importa se è difficile, se non sarà possibile averti qui vicino a me. Ma io ti scriverò, questo foglio il cuore tuo conquisterò. Porta pazienza per gli errori, tutto sembrerà più vero proprio adesso che mi manchi tu. Che mi manchi tu. Che mi manchi tu. Oh, oh, oh. Che mi manchi tu. Bravissima, bravissima. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi di casa. Vi abbiamo conquistato il cuore? Buonanotte, a lunedì prossimo.